Diciamo che tutto questo sparì e il biologico si avviava verso la mercificazione più totale. Mi accorsi che il mio futuro era quello di chiudere il negozietto e aprire il supermercato del biologico. A quel punto lì sentii che non era la mia strada e allora ho deciso di vendere e di trasferirmi in campagna e fare il contadino biologico, ripartire dalla terra. Diciamo che è stata un'avventura pesante perché uno che si strapianta dalla città, che non sa fare niente, proprio niente, va in campagna e cerca di coltivare, è un disastro. Però direi che mi ha consentito almeno umanamente di crescere, di capire le dinamiche della natura e soprattutto di integrarmi con le leggi del creato. E a questo punto direi che anche se non ho realizzato niente sotto un profilo economico, sono più che contento. Però una cosa sicuramente mi è entrata nel sangue, che è quella della biodiversità, il messaggio della biodiversità. Fin dai primordi, sì. Ah, sicuramente, perché il biologico ormai è un bel mucchietto di burocrazia che in qualche modo segue il prodotto. E dico, noi cosa posso fare, di agricoltura e prodotto biologico oppure di agricoltura di prodotto naturale spara tradizionale? Allora, io ho la tendenza a porre la biodiversità e la sua salvaguardia all'interno di un sistema di coltivazione naturale. Questa tendenza viene proprio dal fatto della mia esperienza personale, che è stata appunto che quando ho completamente abbandonato i negozi e mi sono trasferito, ho trasferito, diciamo così, il mio tempo lavoro sulla campagna e ho cominciato a coltivare. Sì, beh, però guarda, cioè, biodiversità è una parola enorme, cioè comprende tutta la variabilità locale di tutto il mondo. Infatti, comprende, è omnicomprensiva. È chiaro che oggi ci focalizziamo sull'agrobiodiversità. Chiaramente le applicazioni voi le dovete fare sulla vostra biodiversità locale, ma non è detto, perché i semi hanno sempre viaggiato e quindi se voglio dire, un giorno voleste adottare una biodiversità di un altro paese del mondo, dovete farlo se ha dei riscontri positivi sul vostro sistema agricolturale. Sì, quindi aspetta, ti trasformo la domanda. Parleremo, anzi parlerai di agricoltura e prodotti, per quanto riguarda sementi, Io di naturali. che cosa parlerò ancora me lo chiedo, ma per un motivo pratico, io non so chi ho di fronte, ma è su questo, adesso presento me, poi vorrei che, diciamo, siete tanti, ma chi vuole si presenti in modo da capire con chi viene e soprattutto che direzione prendere, perché non è che sono qui con un corso preimpostato. Io ho, diciamo così, tutti gli argomenti in testa, apriamo i cassettini perché sono solo 3 giorni, no? E vi fornisco le informazioni anche nella modalità, perché voglio dire, ci può essere un atteggiamento più professionale o anche più hobbistico nell'affrontare questa tematica. Comunque, fatto sta che quando mi sono posto davanti al mio orto e ho cominciato a coltivare, chiaramente all'inizio su piccoli, veramente su piccole metrature, mi sono accorto immediatamente che qualcosa non funzionava, perché se il sistema biologico è efficiente, dovrebbe produrre abbastanza bene, essere confrontabile con il sistema convenzionale. Io vorrei chiedere un favore, un po' di acqua, un bicchiere.
E la cosa non succedeva nel mio orto, eppure leggevo manuali, mi documentavo, andavo a parlare anche con i contadini vicini, i quali fra l'altro avevano così poche conoscenze, se non butta il letame. Ho analizzato per un paio d'anni, diciamo, i miei tentativi, dopodiché sono arrivato alla conclusione che era il seme di partenza che non poteva non essere adeguato, perché era rimasta l'ultima cosa che io non avevo ancora di biologico. Cioè, tutto il sistema era biologico, il seme no. Allora ho detto, adesso quest'anno mi metto lì e intanto cerco del seme bio. E ho fatto arrivare a casa tutti i listini, tutte le ditte italiane che conoscevo e nessuno aveva semi biologici. Allora ho cominciato a scrivere all'estero, ho scritto in Francia, ho scritto in Germania, mi sono arrivati dei listini anche da di lì e finalmente le prime ditte di semente biologico. All'interno di questi listini, diciamo in quello più sottile, che è di una ditta sementiera che tuttora esiste, prospera, che si chiama Germinance, c'è una pagina in cui, proprio come intestazione, semi eliminati dal catalogo europeo. Questi semi non sono più, come dire, distribuiti, ma noi continuiamo a farlo. E allora mi sono chiesto cos'era. Cioè, nella mia grande ignoranza, e ho scoperto che esisteva una sorta di misterioso catalogo europeo delle sementi in cui vengono iscritte tutte le sementi che possono essere regolarmente poste in vendita e distribuite agli agricoltori. Ah, caspita, è stata una scoperta fulminante, perché ho detto, come? Allora esiste una sorta di controllo su... Io nella mia semplicità mi immaginavo che bastava andare a comprare qualunque tipo di seme era disponibile. Invece no, analizzando i cataloghi che mi arrivavano dall'Italia, ho visto che comunque tutti quanti avevano le stesse varietà o più o meno le stesse tipologie. E, chiedendoli all'estero, già ho visto comunque tipologie, diciamo, diverse, perché del biologico si adottano proprio varietà e selezioni diverse. Ma la più grossa scoperta è stata che, sempre nella stessa pagina di quel catalogo, c'era un altro indirizzo di un'altra organizzazione francese che si chiamava Terre de Semences, che poi è diventata Cocopelli, e alla quale mi mandò il catalogo, ma questa volta mi arrivò un catalogo di un migliaio di varietà, cosa che non avevo mai visto in vita mia. Sono rimasto inebriato, comunque ho cominciato a prendere semi, diciamo, bio, semi di biodiversità. Quell'anno l'orto funzionò altrettanto bene come quello del vicino, che inondava l'orto di nitrofosca. E questo è stato il risultato che mi ha fatto capire in che direzione dovevo andare. Vi ricordate la bella parabola che dice: non si costruisce una casa sulla sabbia, ma se la si vuol far durare bisogna costruirla sulla roccia. Ok? Quindi, se vogliamo un sistema agricolturale solido, che duri e che dia dei risultati, deve essere costruito sulla roccia di un seme giusto, di un seme adatto. Ed è adesso su tutta questa... diciamo, da questa mia iniziale partenza, da questa mia iniziale esperienza, che cerchiamo di costruire poi tutto il discorso del corso. Patrizia, dobbiamo aspettare? Un attimo solo che sentiamo... Volevo chiedere, siccome alcune persone hanno chiesto come vogliono rimanere a pranzo, altre no, siccome siamo parecchi, se qualcuno si vuole aggiungere, per favore, se ci può dire adesso, così ci organizziamo meglio. Semplicemente questo. Due.
qualcuno che ha fatto la ricerca su CPI senza però mandare una mail per dire che ha fatto la ricarica, quindi ho delle ricariche anonime. Se qualcuno l'ha fatta e non mi ha mandato un'email o qualche comunicazione, per favore ditemelo perché. Io ho mandato, non so adesso che magari ho mandato una istante di... Allora, questo ce l'hanno, diciamo così, magari la faccio con la gente. Sì, 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 ok. No, ma di alcuni poi li ho segnato nell'elenco, però la mattina. Allora partiamo definitivamente. Bene, allora io come di solito, diciamo, corsi di questo genere ne ho già organizzati tanti nella mia vita, nel senso circa uno all'anno, e quindi siamo già arrivati, se non ricordo male, in agosto ho fatto nell'agosto scorso ho fatto la nona edizione, però di solito li svolgo a casa mia, ma per un motivo pratico, è che lì ho gli orti, i miei orti, ma non solo i miei, c'ho gli orti di Vallata, degli altri soci di Civiltà Contadina, ma ci sono anche dei frutteti storici, e non siamo lontani anche da altre piccole realtà come ad esempio Archeologia Arborea di Città di Castello, che ha un bellissimo frutteto proprio storico delle varietà dell'Umbria, diciamo centro Italia, poi perché l'Umbria occupa una parte centrale, ma poi le varietà che diciamo marchigiane o della zona dell'Emilia Romagna dove abito io sono un po' in condivisione con il centro Italia. Quindi insomma di solito prediligo la mia sede. Devo ammettere che comunque di solito i miei corsi sono molto più ridotti, io prendo al massimo una quindicina di persone e non per questioni logistiche, proprio perché altrimenti è difficile relazionarsi e i miei non sono mai corsi uguali, tendono ad essere da un lato molto più pratico, cioè il più pratico possibile, quindi si sta più tempo possibile in campo e giusto il tempo necessario per fare un po' di teoria la passiamo al coperto. E quindi diciamo sono adesso un po' in difficoltà perché quanti sarete, non so, ma una cinquantina, 40? Mai successo di avere un corso così folto, ma devo dire che non è mai successo che fra l'altro un pugliese sia venuto a uno dei miei corsi, quindi qui recuperiamo, no? Allora, io normalmente quando inizio i miei corsi inizio cercando di fare le presentazioni, io un po' la mia l'ho fatta, poi ci conosceremo meglio i prossimi giorni. Adesso vorrei, se è possibile, dedicare anche solo un 20 minuti a voi, cioè presentiamoci. Anche solo se volete nome e cognome, ma e chi vuole, perché non è detto che tutti desiderano. Però magari anche solo dire io sono agricoltore, faccio questo, faccio quest'altro, La sentite? Chi vuole? Si alzi e si presenti. Dunque, sempre io ho la mia chiamata per lo stesso corso che abbiamo organizzato in agosto. Ah sì, mi ricordo. Aspettiamo il gelato. Sì, scusa. E tu mi dicessi no, non venire perché lo faremo in Puglia, a Bari, infatti. Era poi Castellana. Diciamo che sono venuto a conoscenza di questo per, diciamo, in maniera così casuale, perché mia moglie, che è qui, in internet è venuto in contatto con questa Civiltà Contadina, si è incuriosito, è entrato in merito e quindi ha visto questa associazione di cui non conoscevamo assolutamente niente. Io sono un medico chirurgo e anestesista, mi dedico all'anestesia,
Però mi dedico anche molto alla medicina alternativa e naturale. Sì. Nel senso che mi interesso da sempre, da 15 anni ormai, di acupuntura, medicina cinese, sia nella parte tecnica dell'acupuntura che nella parte farmacologica. La medicina cinese ha circa 3.000 piante classificate nella farmacopea, che ha sempre utilizzato e continua a utilizzare, e poi anche di omeopatia, di erboristeria. Quindi diciamo che per me era naturale approcciarmi a questo. Ora, da un punto di vista culturale, senz'altro è molto interessante il concetto della salvaguardia dei semi e delle biodiversità. E da un punto di vista pratico è anche importante, però è importante vedere anche l'aspetto economico. Io vengo da una famiglia di agricoltori, quindi ho anche un'attività agricola alle spalle, anche se adesso non lo faccio. E mi chiedevo perché queste coltivazioni tradizionali, questi semi, sono stati sostituiti da altri. È solo un fatto di impatto pubblicitario e di pressione delle multinazionali che producono, dagli anticrittogamici a quant'altro, o è anche un fatto, un'esigenza economica di agricoltori che magari con culture tradizionali non riuscivano a sopravvivere o comunque a vivere bene? Non so se si sente, sì? Sì, sì. E questo è un problema che vorrei affrontare, se non avessi in altra occasione, con lei, o con te, scusami. Ok. Allora, io sono Lorenzo De Lucia, sono titolare di un forno dove uso soltanto cereali cosiddetti antichi, cereali non trasformati geneticamente. E, oltre ad usare tutti gli altri ingredienti dell'agricoltura biologica. La domanda che volevo fare prima era: qual è la differenza che hai riscontrato da questi semi fuori catalogo, diciamo, e i semi tradizionali biologici? Forse perché erano dei semi non trasformati geneticamente o cosa? Ma riguardo alla mia prima esperienza? Sì. Ma il fatto di aver... La mia prima esperienza è stata molto, diciamo, a pelle. Chiamiamola proprio a livello proprio di sensazione immediata, perché ho visto produttività, ho visto sapori molto gradevoli, ho visto adattamento, anche capacità di adattamento ai miei terreni, che sono terreni difficili perché vivo a 500 metri in zona di insolazione scadente, quindi insomma non proprio adatti, per niente adatti alle orticole. Sì, ho visto dei risultati molto positivi e questo mi ha incoraggiato, cioè mi ha dato una direzione, poi perseguendola chiaramente sono cresciuto, perché non è solo questione di studiare, bisogna fare esperienze, bisogna buttarsi. Ma perché erano semi, cioè, più sani? Cioè, erano quello che è capitato a me in pratica è che io non ho mai potuto frequentare uno dei corsi fatti da me. Ah. Allora, questo non è in effetti un corso dove, diciamo così, c'è il docente e gli studenti, no? Qui siamo tutti quanti attorno allo stesso argomento. Chi ha di più ne dà agli altri, ma in ogni caso diventa uno scambio di informazioni, diventerà uno scambio di informazioni il nostro, non sarà insomma, però ripeto, la mia prima esperienza è stata molto a pelle, poi è chiaro, crescendo, adesso faccio parte anche di un progetto di ricerca che si chiama Soliban, nel quale proprio studiamo come selezionare le varietà per il biologico.
Cioè, ormai sono arrivato, come dire, a chiudere un po' il cerchio, no? Dal comprendere il problema fino a trovare anche la strada adesso per arrivare sul problema, che è un problema reale, e parlando poi più avanti ce ne accorgeremo meglio. No, ho risposto. Okay. No, non mi sembri soddisfatto. No, sì, sono soddisfatto, però io ritengo che il seme, cioè l'origine, la matrice del sia molto importante. Per me, personalmente, avendo scoperto un'intolleranza per esempio al frumento 20 anni fa, ho cominciato a mangiare non frumento, a mangiare kamut o corasan, farro, cioè grani antichi, grani non geneticamente trasformati. Per me questa è la cosa più importante, cioè il seme deve essere non geneticamente trasformato. A casa mia ho del frassineto, no? Lo conosci? Cioè come nome, non so se... Sì, ho sentito, sì. Però ho il frassineto, però ho anche del bolero, ok? Io ho il mulino in casa, piccolo, a pietra, e di solito per fare la piadina romagnola io prendo il grano, lo macino e mi faccio la piadina. Allora, mia moglie è intollerante ai grani moderni, perché se gli faccio la piadina col bolero... Lo siamo tutti. Si gonfia, se gliela faccio con il frassineto la digerisce bene. Ma c'è un altro aspetto che secondo me è ancestrale e che ci deve guidare. Le persone sensibili, che hanno ancora sensibilità al gusto, quando gli faccio la piadina con il frassineto, guarda, sono due grani biologici, non è che ho preso grano così al consorzio, tutti e due biologici, ma quando faccio la piadina con il frassineto, già quando lo macino si sente odore, no? Nella stanza, ma quando la mangiano, anche se integrale, anche, quindi se è molto rustica, dicono ciò è buona, sì. E non riescono a dire la stessa cosa del bolero, cioè diventa una piadina come tutte le altre. Quindi c'è qualcosa di ancestrale comunque in noi che ci potrebbe guidare, si tratta però di risvegliare questo senso. Grazie. Qualche presentazione? Attendi il gelato. Sì, Alberto, rimaniamo nelle presentazioni perché siamo tanti, le domande sono tantissime, quindi se cominciamo già dall'inizio questo interlocutorio, ovviamente ci blocchiamo qui, quindi ci limitiamo a nome, cognome e professione. Io sono Angelo Totaro di Castellana, mi occupo da anni di territorio e di ambiente e di agricoltura tradizionale, che poi con gli anni ho scoperto che è agricoltura biologica, come dicevi tu, tranne le carte e la burocrazia. Attualmente gestisco un punto di ristorazione nel centro storico a Castellana, dove appunto servo i miei legumi e le mie piccole produzioni di un pezzo di terra ereditato dai miei progenitori, insomma. Terra sana, perché hanno sempre fatto dell'agricoltura semplice, naturale e tradizionale. Mi fa piacere essere qui con voi e approfondire le mie conoscenze e, se possibile, dare un mio contributo diretto. Proprio concreto, perché ad esempio in questi anni ho accumulato un po' di semi di cece nero locale e adesso sono diventati tanti. Ho visto che nella ristorazione non vanno tanto bene perché sono tosti, a Castellana dicono tosti, nel senso che sono ceci che più li cuoci e più diventano duri, perché il nostro cece nero è così. E sono abituati a questi ceci di importazione che trovano al supermercato, ovviamente quando vedono la consistenza di questo prodotto un po' lo scartano. Quindi, se volete, nei prossimi giorni vi porto questo sacchetto di ceci, ce li dividiamo
e così lo replichiamo, però dovete mangiare dei ceci duri, va bene? Ciao, io sono Salvatore e da un anno mi sto occupando di agricoltura. Ho messo su un piccolo orto giusto per sperimentare sulla linea di Ezalip, ho messo su un orto sinergico, un cumulo su cui ho piantato delle cose. Inizialmente ci ho messo delle piantine prese da vivaio perché è la mia prima esperienza di produrlo da seme, è andata male. Poi qualche mese sto recuperando, insomma, però ciò che mi rendo conto che mi manca è proprio la nozione di base che riguarda i semi, quindi dal recupero dei semi alla produzione di piantine, insomma. E spero questo corso mi aiuti specialmente per quanto riguarda il recupero. Così chiudo. Posso chiedere una cosa veloce? Così, giusto per alzata di mano. Quanti sono gli agricoltori / contadini, cioè voglio dire, non necessariamente quelli registrati, iscritti all'INPS. Aspetta un attimo, no. Adesso diciamo proprio i contadini, nel senso non quelli che si fanno l'orticello familiare. Chi ci prova, diciamo, a vendere anche, no, del proprio prodotto. Quanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ortolani invece hobbisti, ortolani familiari. Eccoli qua. Bravi. Sarete, adesso non vi ho contati, ma almeno una ventina siete. Invece operatori... Gli aspiranti ortolani, soprattutto laggiù c'è un'ala, una decina. Invece volevo vedere un attimo anche un'altra cosa, operatori professionali che magari, non so, oltre ad essere, diciamo così, o ortolani o contadini, però hanno anche proprio un'attività legata alla valorizzazione della biodiversità, tipo appunto prima si parlava di Angelo che ha tre. Allora raccontatemi, cominciamo anche da voi, vi va? Raccontate la vostra esperienza. Sì. Allora, mi chiamo Giulio, vengo dalla Basilicata insieme a mia moglie e mia figlia. Io volevo evitare di presentarmi perché sennò poi penso prendo troppo tempo. Comunque, in breve, io sono naturalista. Mi occupo di agricoltura biologica prima che la fondassero, l'agricoltura biologica, come ha detto anche il nostro Alberto, perché sono cresciuto in campagna e quindi si faceva agricoltura biologica ancora prima di inventare questo termine. Sono stato iscritto per una decina d'anni e poi me ne sono uscito schifato per la burocrazia. E quindi l'agricoltura biologica continuo a fare, ma secondo le vecchie tradizioni, senza burocrazia, che era una perdita di tempo immensa. E non c'era tra l'altro nessuna garanzia di quello che si produce, lo sappiamo già. Allora io volevo dire questo, noi facciamo l'orto per la famiglia e il surplus a volte tendiamo di venderlo perché viviamo in una piccola realtà, sono paesini piccoli quindi non c'è grosso commercio. Vendiamo solo il surplus e con quello recuperiamo sì e no il costo delle piantine e del carburante, sì e no. Però produciamo circa 50 varietà di ortaggi diversi, dalle arachidi, i soliti ortaggi, peperoni, melanzane, eccetera, eccetera. E poi facciamo 2-3 tipologie di orto durante l'anno perché facciamo l'orto per l'inverno, quello per l'autunno, quello per l'estate.
Poi io principalmente come occupazione dovrei insegnare, però siccome la scuola è andata un po' a rotoli faccio tutt'altro. Ho un vivaio e vendo, coltivo piante rare, quindi alberi da frutta di vecchie varietà e piante ornamentali rare che produco partendo da seme. Quindi ecco perché mi interessava sapere qualcosa in più di questo corso, dato che comunque raccolgo semi da più di 30 anni dovunque vado e soprattutto ho puntato sulle varietà che sono fuori commercio, cioè le piante che non si trovano comunemente nei vivai, e quindi gli alberi ornamentali rari, pregiati, particolari che vengono da posti lontani, oppure le vecchie varietà da frutto che sono quelle che ormai sono a rischio di estinzione. E tra le vecchie varietà da frutto adesso ne ho circa 180 varietà locali e dei dintorni, cioè per la maggior parte del sud Italia. E poi invece gli ornamentali, ho fatto una collezione perché ho un giardino botanico e quindi ne avrò qualche migliaio di piante, ma sempre in aggiornamento. E questo è tutto in breve, grazie. Ah, non ho finito. Cosa? Ah, allora, beh, sì, faccio tante cose, poi me l'ho dimenticata. Allora, sono anche presidente di un'associazione per la conservazione delle vecchie varietà che si chiama Vavilov. Vavilov, sì, come Nikolaj Vavilov, il grande botanico russo. Ah sì, poi lavoro saltuariamente con il centro di educazione ambientale del Pollino, dove tengo lezioni di educazione ambientale. E allora, io sono di Francavilla, il centro educazione ambientale di Chiaromonte. Ah, Francavilla in Sinni. Come? Ah, in bici, complimenti. Sì, le piante del vivaio le vente. Sempre Francavilla in Sinni, ci abbiamo anche una specie di sito, però mia moglie parla commerciante della situazione. Su subito. Su subito c'è un annuncio. Ah. Ok, grazie. Okay. Penso non facciamo niente. Ah, l'azienda biologica si chiama La Certosa perché si trova all'interno delle mura di una antica, dei ruderi di un'antica certosa del 1300. Basta. Grazie. E adesso qualche agricoltore? Allora, io sono agricoltrice. Bene. Prendo e sono un abitante di questa masseria. Eccola. Sì. Abbiamo più o meno improvvisato un luogo per accogliere il signor il corso sì. Grazie, voglio dire, anche a Patrizia che ha organizzato tutto, si è fatto i giri di regione dappertutto per organizzare queste giornate. E, insomma, io ho vissuto 10 anni a Londra, dove facevo il mio orticello sul balcone, dove cercavamo di organizzare orti sociali per la orti occupati, sociali, e poi stavo per avere un figlio e ho deciso di cambiare stile di vita. Sono andata in Francia, dove il mio compagno di allora, un compagno anche di adesso marito, aveva una campagna e faceva agricoltura biologica, e abbiamo deciso insieme di venire qui, visto che avevamo questo splendido posto pieno di ulivi secolari, per continuare a fare il nostro orto, fare il nostro olio d'oliva, e fare la vita di campagna con i bambini, perché sembrava un po' più consona a delle creature di quell'età. E diciamo che adesso stiamo facendo biologico con le carte in regola, nel senso che seguiamo, abbiamo un ente che ci dice che noi siamo biologico, anche se devo dire che è difficilissimo stare alle loro regole, perché dobbiamo effettivamente avere l'orto in vista. Quindi dobbiamo dire due mesi prima i semi che vogliamo piantare, e noi a volte non sappiamo effettivamente cosa andremo a piantare. L'orto deve essere per forza visibile dall'alto, quindi anche se noi vogliamo piantare sotto gli alberi non possiamo. Quindi è una situazione un po' abbastanza difficile voler fare un orto biologico con le carte in regola. Poi per quanto riguarda le varietà antiche di semi, ci sta risultando difficilissimo trovarne, infatti mio marito è francese e siamo costretti molto spesso a prenderli dalla Francia, con ulteriori complicazioni burocratiche, perché dobbiamo tradurre tutte le varietà per gli enti che si occupano del biologico,
e molto spesso ci ritornano indietro le domande non accettate, perché non riescono a riconoscere queste varietà che vogliamo mettere. Insomma, questa è una piccola parentesi su ciò che stiamo cercando di fare qui. Torno a ringraziare Patrizia per aver organizzato questo e la Regione, ma spero che possiate passare 3 giorni a imparare parecchie cose dai nostri professionisti. Io sono un po' fuori dal coro, per la verità. Sono un ex insegnante di filosofia in pensione che per casualità sono venuto in possesso, ho comprato un terreno e ho avuto la fortuna di essere confinante con gli organizzatori del corso, per la verità. Io ho un'aspettativa da questo corso, nel senso che ho anche un problema di carattere pedagogico, nel senso che io mi sono messo d'accordo con l'ex proprietario, non avendo nessuna dimestichezza con i temi dell'agricoltura se non quelli filosofici, per cui lui continua a coltivare questo terreno, c'è un uliveto, un ciliegeto e mi sono fatto anche un piccolo orto. Ho riscontrato che c'è un contrasto fra me e questo ex proprietario che coltiva il terreno, il quale usa chimica in maniera spropositata. Ovviamente, insomma, vivendoci in questo terreno, ho iniziato un po' a pormi delle domande, a pormi un po' il problema di un'agricoltura quantomeno più sostenibile, anche proprio da un punto di vista igienico-sanitario, insomma. La mia aspettativa è di conoscere, di capire effettivamente come poter impostare un discorso diverso con questo. Perché non è proprio la tematica del corso. Lo so, il problema è che però voglio approcciarmi. Abbiamo solo 3 giorni, sì, non 3 anni. Ecco, però siccome ho anche un corso. No, però esiste questo problema. Esiste questo problema che ci si riscontra con una mancanza di cultura, porta invece a un produttivismo estremo, per cui la ciliegia deve essere bella, grossa, rossa, eccetera, e magari però piena di cose chimiche sostanzialmente, quindi anche dannosa. In più, sono anche qui per capire, siccome ho un orto, volevo capire come riesco a fare questo orto con i semi e non comprando più le piantine. Il problema più o meno è lo stesso anche nel caso dei semi, perché abbiamo dei produttori di prodotti per l'agricoltura che in qualche modo stanno cercando di accompagnare gli agricoltori ad utilizzare un sistema e dei prodotti che servono per quel sistema, no? Cambiando sistema i prodotti vengono a non essere più necessari e quindi viene a mancare l'esigenza stessa di queste entità che in questo momento stanno cercando di guidare l'agricoltura. Allora il problema adesso è questo, cioè questo corso è un corso in qualche modo anche per l'autosufficienza, che riguarda l'autosufficienza, perché nel momento in cui i semi invece di comprarli te li autoproduci, già scatta automaticamente, e l'agricoltore biologico ha totalmente questa possibilità, già scatta l'inutilità di una ditta sementiera. Però essendo effettivamente in regola, a volte ci sono problemi anche per la selezione di questi semi. Guarda, sul sito della mia associazione, no? Città Contadina, c'è una sezione dedicata ai download. E lì abbiamo messo una cosa stramba a suo modo, cioè abbiamo messo penso una trentina di vecchissimi cataloghi di ditte sementiere del passato, cose degli anni 1900-1930 per intenderci, ed è curioso andare a vedere che tipo di semi vendevano. Innanzitutto ne vendevano pochi rispetto alla grande varietà che c'era, perché
ma perché gli agricoltori se li facevano da soli. E spesso i semi che vendevano queste ditte sementiere erano novità, cioè cose che loro prendevano magari dagli Stati Uniti o dalla Francia, li portavano in Italia perché il loro scopo era tutto questo, quello di portare delle novità. Oggi pare che lo scopo sia cambiato, poi vedremo in che modo. E quindi il problema c'è, che non è solo quello di appunto cambiare il sistema agricolo, ma dire ok, se io cambio il sistema agricolo, che so io, anche per un semplice insetto che mi rovina la coltura, cosa faccio? No? Allora, c'è tutto un sistema da imparare, da apprendere. Però c'è anche un discorso subito di base, che se io ho un seme resistente, l'insetto probabilmente non arriva, o arriva in forma limitata. Se io ho un seme che si adatta bene a dei climi asciutti, secchi, assolati come quelli della Puglia, no? Avrà molto meno bisogno di irrigazione. Se ha molto meno bisogno di irrigazione, avrà meno squilibri idrici, e se ha meno squilibri idrici avrà anche meno problemi di muffe, meno problemi a livello di radice. Quindi ha tutto, cioè, voglio dire, il problema è come per l'umano: se la pianta è sana resiste meglio, se la pianta è forte resiste meglio, e l'energia gli viene data dal seme. Noi questo, io di questo me ne sono accorto perché nel 96 iniziai a produrre, professionalmente parlando, semi biologici, e li producevo per una ditta di Cesena. E siccome era una ditta chiaramente enorme, dove c'erano agricoltori bio che erano proprio un pugno, mentre gli altri erano, ma non centinaia, migliaia di agricoltori che invece coltivavano in convenzionale, ogni tanto c'erano delle riunioni così di dialogo, e la cosa buffa era che se io facevo magari, non so, butto lì cipolla, la cipolla nel momento a seguire della fioritura ha problemi di peronospora, per cui gli agricoltori convenzionali arrivano a fare solo su quel ciclo, cioè pre-fioritura e post-fioritura, fino anche a 12 trattamenti antifungini. Ok? Guardate, le colture da seme sono non inquinanti, inquinantissime, perché chiaramente non dovendo rispettare nessun tipo di norma sui residui del settore alimentare, possono trattare nelle quantità che vogliono. Quando io andavo da loro e dicevo, io trattamenti non ne ho fatti, ne ho fatto uno in post fioritura e giusto per star tranquillo, come diciamo così, no, preventivo, non come profilassi, quindi proprio solo a scopo preventivo. Poi vabbè, il clima è stato abbastanza normale, quindi non ho avuto grossi problemi. E loro mi hanno detto, anche a noi in passato capitava questo, cioè che potevamo fare pochi trattamenti, ma adesso con le nuove varietà questo non è più possibile. Già vi ho dato una traccia. Posso? Sì. Ciao a tutti, io sono Manila Benedetto, sono una giornalista enogastronomica e mi occupo di marketing agroalimentare. Futuro agricoltore, cioè in senso il mio sogno è che entro i 50 anni voglio fare l'agricoltore. Per ora mi accontento dell'orto sul balcone con buoni risultati. Sono qui proprio per questo, per continuare ad approfondire questi temi sui semi, perché sono un po' fissata sulla sostenibilità e la biodiversità, molto fissata. Infatti lancio una domanda, poi mi puoi rispondere quando vuoi. Questi semi dei cataloghi, un'altra parentesi, non credo al biologico legislativo, considerando che nella normativa europea c'è perfino scritto 0,9 consentito di OGM. E su questo, sui prodotti bio, e su questo quindi credo molto di più al naturale.
La domanda che lancio così a proposito dei cataloghi dei semi è: ma questi semi erano fertili o infertili, ma sono anche brevettati, così come tutti quelli della Monsanto, anche quelli biologici? Grazie. No, non è che il biologico non è una categoria di semi. Attualmente il biologico spesso è solo un sistema di certificazione dei semi, delle sementi. Ma sono semi brevettati questi, o cioè, sono fertili o infertili? Noi abbiamo, se tu guardi nei cataloghi, lo vedi abbastanza bene, cioè noi abbiamo le stesse tipologie di seme, lo trovi in biologico e lo trovi, cioè lo trovi biologico certificato e lo trovi convenzionale. Ma sono semi registrati? Non è stata fatta una selezione apposita. Ma sono semi registrati, cioè appartenenti ad una multinazionale? No. Le registrazioni possono essere di vario livello. La registrazione che consente la vendita è una registrazione che si fa presso il Ministero dell'Agricoltura. C'è un'iscrizione al catalogo, ci sono 2 anni di prove in campo, c'è un costo variabile che di solito varia dai, diciamo, intorno ai 5.000 euro per registrare una varietà. E, stop, quella è la procedura burocratica. Poi uno lo può coltivare anche in bio, certificandolo okay, con l'ente di certificazione, per cui quel seme lì diventa anche biologico certificato, ok? Ma sono fertili o infertili? Una curiosità. Cioè, io pianta la posso... Mi stai chiedendo una cosa che non è coerente, nel senso, fertilità o infertilità... Della pianta poi, perché spesso, io avendo molti amici anche agricoltori che hanno il problema di dover ricomprare ogni anno i semi... No, tutte le piante sono fertili. Ok. Una curiosità, perché spesso succede... No, dopo è chiaro che ci sono problemi di brevetti e licenze, e questo è un problema legislativo che affronteremo nella giornata apposta. Cos'è? Mi sembra che abbiamo segnato l'ultima giornata? No, giovedì, domani pomeriggio, parliamo di legislazione del sementiere. Bene, sì. Buongiorno, io mi chiamo Alessia Rossetto, arrivo da Torino, sono un'amica di Patrizia, sono molto contenta di partecipare qui a questo evento davvero interessante. Nella mia realtà penso, almeno mi è parso di percepire un interesse diffuso molto meno forte che qui da voi, e quindi questa cosa davvero mi emoziona e mi rende felice. Io mi occupo di sperimentazione nell'ambito paesaggistico, ho studiato progettazione di parchi, giardini e paesaggio a Torino e mi sono occupata parecchio di orti verticali, quindi di produzione alimentare in situazioni estreme, sia di appunto supporti, substrati sperimentali e soprattutto per quel che riguarda le cosiddette fattorie urbane che prima o poi saranno necessarie visto appunto il problema alimentare nelle grandi città. Mi interesserà molto sapere appunto come si potrà gestire la questione sementi, la questione tipologia di cultivar adatte appunto a substrati particolari quali quelli di cui mi occupo. Grazie. D'accordo. Se c'è ancora qualcuno, poi diamo inizio. Bene, mi date il video proiettore? No, il mio non è in stand by, è lui che... Allora, è utile iniziare dalla botanica. Non dimentichiamo che le piante da orto sono piante che in qualche modo hanno una storia particolare ormai. È come dire, non sono più piante selvatiche. Infatti vedete che spesso non competono proprio con le piante selvatiche dell'orto, le cosiddette erbacce.
non competono perché non ne hanno più le caratteristiche. E noi le abbiamo in qualche modo forgiate, le abbiamo selezionate, noi umani. E ce le stiamo portando dietro da secoli, in alcuni casi da millenni. Quindi ormai sono piante che hanno bisogno di noi. Non so se vi faccio un esempio nel campo animale. Esistono più le pecore selvatiche? La pecora è un animale che ormai vive solo grazie alla copresenza dell'uomo. La pecora non è in grado di difendersi da nessun predatore. Non ha corna, non ha capacità difensive di nessun genere. Un gregge lasciato da solo sparirebbe. Non così, non so, tanto per dire, la capra che ancora ha qualcosa di sangue selvatico, è ancora in grado di... Lo stesso per le piante da orto, non c'è più niente da fare. Ormai sono in qualche modo nostre compagne di viaggio. È così che io le vedo. Ma non solo loro, anche molti dei cereali oggi coltivati non sono in grado di sopravvivere senza un'interazione umana. Quindi noi abbiamo dato in qualche modo a loro qualcosa e le abbiamo seguite facendogli sviluppare determinate capacità produttive che all'inizio non avevano. Loro ci stanno dando nutrimento, ma ormai siamo uno legato all'altra. Loro sono il nostro cibo, sì, ma noi in qualche modo dobbiamo essere i loro custodi. Dopo non riusciamo a settare il PC. Ci sono difficoltà di comunicazione fra il PC e il video. Allora. Ok. Bene, partiamo dalle famiglie botaniche. Ma non si legge. Riuscite a leggere? Quella più grande. Allora, perché questa suddivisione è importante? Ogni specie ha delle caratteristiche in comune ed è per questo che ho pensato di suddividerle così. Io non so, ad esempio, purtroppo non so come svolgere il mio corso perché non so che cosa ho poi a disposizione negli orti, Però io direi di affrontare una famiglia alla volta. Allora, la famiglia Liliacee. Le Liliacee sono... qui ci sono alcuni botanici, ma penso che siano la minoranza. La famiglia Liliacee è la famiglia, per intenderci, delle cipolle. È una famiglia sterminata, come tutte queste famiglie botaniche. Solo una piccola parte, solo all'interno di questa grande famiglia, solo una piccola parte sono piante realmente commestibili. E ancora più piccola parte sono quelle effettivamente poi utilizzate in agricoltura. Mi viene in mente qualche... Adesso, giusto per fare un test, vi vengono in mente della famiglia delle cipolle... altri componenti di questa famiglia botanica? Cosa mangiamo della famiglia degli Liliacee? L'aglio, il porro, lo scalogno, sì, cioè, scusa, quella lunga, sì, quella lunga. Ah, ok, sì. E cos'altro? I lampaccioni, che so, voglio dire, qua è la patria.
Però ci sono ancora altre due o tre cosette, vi vengono in mente? Avete mai sentito parlare dell'erba cipollina? Credo di sì. L'erba aglina è molto consumata, beh, qui da noi poco, ma in Oriente tantissimo, in Francia molto, sì, si sta diffondendo. E poi c'è un'altra, diciamo, nuova introduzione, che è il cosiddetto bunching, cioè una cipolla che non fa cipolla, ma fa solo cipollotto fresco da mercato. Ok? Anche quella viene dall'Oriente. Allora, escludiamo suttiplica per via agamica, cioè non ha bisogno di seme, ovvero ad esempio l'aglio e lo scalogno. Perché lo scartiamo? Perché in termini di salvaguardia genetica, no? È impossibile che ci sia ibridazione fra due diverse varietà di aglio, no? Se voi piantate aglio rosso e aglio bianco insieme, non si ibridano mai fra di loro. Perché? Perché non fanno fiore, non fanno polline, non hanno nessuno scambio genetico fra di loro. Sono cloni. Voi piantate il bulbillo, no? Di aglio, lo spicchio, e vi esce una nuova pianta di aglio. Quella pianta di aglio è perfettamente identica all'aglio iniziale. Quindi quando, diciamo, per salvaguardare una varietà di aglio non avete bisogno altro che di seminarla, cioè piantarla ogni anno, no? Di anno in anno, finito lì. Non avrete problemi di ibridazione, potreste fare confusione fra una varietà o l'altra dimenticandovi dove l'avete piantata. Però una piccola riflessione va fatta. Quante varietà di aglio esistono? Quante varietà di aglio sono state catalogate? Lo sapete, no? Immagino di no. Io conosco, diciamo, non personalmente, ma almeno per contatti via email, un collezionista di aglio, che non è italiano, tu dirai chissà che alito, no? Per questo assaggiare tutti i giorni aglio, no? A pressione bassa comunque. Però vi posso assicurare che lui ne ha selezionate 200, cioè ha trovato 200 agli specifici, cioè con delle caratteristiche botaniche, di gusto, eccetera, che possono, insomma, differenziarsi. Allora, se io prendo un aglio, lo pianto, no, e mi viene fuori lo stesso aglio, come mai si è potuti arrivare a una differenziazione di 200 tipologie di aglio? Quella sarebbe, allora, sì, infatti c'è questo problema, no? Che possono essere dei cloni, no? Però poi ci sono delle manifestazioni cosiddette fenologiche, per cui se lo pianto in un terreno o in un altro mi escono che sembrano diversi. Però se li pianto tutti e due nello stesso terreno, poi nemmeno. Cioè, no, adesso vi abbrivio. Quelli normali. C'è il cosiddetto aglio rosso, no? Io adesso non ho dietro diapositive sull'aglio, però per intenderci, esistono due forme di aglio, di cui una fa una specie di fiore, ok? Però sul fiore poi troviamo come dei piccoli bulbini. In effetti quel fiore non ha emesso polline, non aveva nemmeno l'ovario, ok? Quindi non aveva organi sessuali, però ha emesso dei bulbilli. Quei bulbilli sono clonali, cioè sono esattamente uguali, hanno lo stesso corredo genetico della pianta dell'aglio. Possono essere utilizzati per riprodurre l'aglio e diventano utili
diventano utili nel caso in cui una, diciamo così, virosi, cosa molto comune nell'aglio, no? Malattia, diciamo, è l'unica malattia che effettivamente può distruggere l'aglio. Una virosi invade, vi invade il campo, vi distrugge l'aglio, ma ripartendo dai bulbilli che rimangono esenti dal virus, potete rigenerare la varietà. Informazione utile, perché se perdeste una varietà per questo motivo, sapete che estraete i bulbilli, li seminate, ci impiegate 2 anni per arrivare all'aglio. Il primo anno vi fa un aglietto piccolino, il secondo anno vi fa un aglio normale, però quella volta sarà esente, diciamo, virus, quello, perlomeno quello distruttivo. Ecco qui, entra in gioco il virus. Il virus agisce sul genoma. Bravo, mutazioni. Allora, i virus entrano in gioco con la fisiologia dell'aglio. Siccome il virus, ci sono dei virus che sono mutageni, sono loro gli attori della differenziazione dell'aglio. È stato così. Per cui vedete che un elemento estraneo, che, attenzione, viene considerato sempre negativo, e invece ha una sua funzione naturale, che in questo caso qui ha portato ad avere differenti tipi di aglio che in qualche modo poi si adattano anche a diverse condizioni e hanno creato in qualche modo anche delle culture del cibo, perché esistono agli un po' anche di tutte le tonalità, dai più leggeri, no? Dai meno leggeri, a seconda della capacità di assimilare lo zolfo dal terreno. Però chiudiamo questa digressione sull'aglio. Passiamo alle liliacee vere e proprie. Queste sono altre famiglie botaniche minori, ma le analizzeremo poi in un secondo tempo. Ecco, il problema era questo, perché avendo lo schermo piccolo, poi queste diapositive non si leggono, purtroppo. Partiamo dalla cipolla, ok? Allora, innanzitutto, ogni famiglia ha una sua, come vi dicevo prima, ha delle caratteristiche simili. La famiglia delle liliacee è da ascriversi a quelle famiglie a produzione sementiera biennale. Attenzione, biennale non significa 2 anni in produzione sementiera, ma significa semplicemente che bisogna affrontare un ciclo stagionale di inverno, cioè in pratica se io pianto la cipolla, se io semino la cipolla nel 2013, raccoglierò nel 2014, quindi mi scatta un anno. Se consideriamo tutto il ciclo, in pratica potrebbe essere che, perché per fare ad esempio il seme di cipolla bisogna innanzitutto saper coltivare la cipolla. Ok? Allora, vi rendete conto adesso già da questo che salvaguardare il seme significa proprio partire da seme e arrivare a seme. E qui si apre un mondo che è lo stato dell'arte dell'orticoltura. Perché normalmente l'orticoltore, no, si ferma a faccio la cipolla, faccio la lattuga, faccio il cavolfiore, no? E si ferma lì. Ma per fare il seme, il ciclo, nel caso soprattutto dei biennali, si raddoppia e si apre un mondo nuovo che prima l'orticoltore normale non conosceva. Perché? Perché dal momento in cui si lascia andare a fiore una pianta, si creano possibilità anche per nuove patologie che nella prima fase non si sarebbero mai manifestate. Quindi, essere bravi orticoltori per
Sì, è un po' più difficile rispetto ai cereali. Voglio dire, il cereale si semina e si raccoglie il cereale, no? E quello è il suo ciclo, ma appunto per arrivare a, diciamo, a raccogliere del seme, il processo è più di ortiva è molto più complesso. Quindi la prima fase è, per fare del buon seme, coltivare innanzitutto le cipolle. Allora, siete interessati a moltiplicarvi i semi di cipolla? Partiamo da questo presupposto, tanto. Sì. Ok. Le avete mai coltivate? Sì. Biologico? Ok, perfetto. Per chi non le ha mai coltivate, sappia questo. Seminare cipolle non è una cosa complicata. Però sicuramente se ne fate poche vi conviene fare un semenzaio. Chi fa semine in grande quantità di solito ricorre alla semina diretta in campo, no? Ma chi ne fa piccole quantità, beh, io consiglio di fare il semenzaio, cioè seminare su un appezzamento di terra molto piccolo, in fila, molto stretto, molto fitto, in modo che avete subito avete una cipollotto da trapiantare poi alla distanza giusta. Questo vi consente anche di tenere i terreni in lavorazione fino all'ultimo, perché il problema grosso della cipolla sono le infestanti. Una volta superato questo problema, dopo non è che ha bisogno di molte, molte cure. Però la prima fase sicuramente è importante per un motivo, cioè voi quando coltiverete queste cipolle, dopo dovete fare dopo volete fare il seme, nel vostro campo di cipolle, quando le raccogliete e ve le portate a casa, del vostro prodotto dovete incominciare subito a fare un ragionamento. Se voi avete la tendenza a che bella cipolla, questa oggi me la faccio, mi faccio il soffritto, e purtroppo qui avete già subito fatto il primo passo falso. Se c'è qualche bella cipolla nel vostro raccolto, è proprio quella che andrebbe lasciata per la produzione di seme. Attenzione, non dico la più grande, la più mostruosa, non è quello, magari è diventata più grande perché aveva delle condizioni migliori rispetto ad altre, magari perché lì la bocchetta, che so io, annaffiavate un po' di più rispetto che in un'altra zona dell'orto. Non è una questione di dimensione, magari è una questione proprio di forma, di colore, no? Di salute. Un altro aspetto è la conservabilità, che vale per alcune specie, perché noi abbiamo due tipologie di cipolle, no? Tipologia a giorno lungo e a giorno corto. C'è la tipologia, non sono un espertissimo di cipolla, ma la tipologia invernale che si deve conservare per l'inverno è chiaro che non deve stare ferma. Cioè voi la dovete poter tenere tutto l'inverno e quella non si deve muovere. Quindi, ad esempio, se questa è una delle caratteristiche della cipolla, voi la selezione della cipolla dovete farla in un metodo un po' diverso. Cioè dal vostro raccolto di cipolle dovete cominciare a mangiare quelle che magari vedete che incominciano a buttare il germoglio e lasciare da parte quelle che rimangono ferme. Perché all'interno della vostra, chiamiamola, popolazione di cipolle, dovete essere dei bravi selezionatori. Cioè voi in pratica dovete porvi con questa idea. Sono millenni che l'uomo seleziona questa specie. Le ha selezionate erano contadini, non erano dite sementiere che hanno fatto questo. Erano contadini che ogni anno seminavano, raccoglievano e riseminavano. E mano a mano, nella loro creatività, nella loro testa, la loro intelligenza, hanno privilegiato determinati caratteri.
Il fatto di selezionare una cipolla, ad esempio, che si mantiene bene, perché è utile come riserva di cibo, ok? Perché il problema dell'agricoltore era conservare il cibo, senza bisogno di frigo, fra l'altro, ok? Quindi, se avete in mano una cipolla dalla forte resistenza a salire, a montare, fermate tutto e aspettate. Incominciate a mangiare solo quelle cipolle che, una volta selezionato, diciamo, innanzitutto vanno eliminate quelle fuori tipo. Ce n'è una dal colore sbagliato, è un indizio che c'è una, come dire, una deriva genetica, o c'è stato un rimescolamento di geni magari con un'altra varietà di cipolla di un altro campo. Allora subito quelle lì che hanno cambiato colore si mettono da parte e si mangiano. Ce n'è qualcuna che vediamo che è piccola e mi fa, diciamo, delle forme strane, ha perso la forma, magari invece di avere una forma trottola ce l'ha schiacciata, umbonata. Ecco, allora anche in quel caso lì, quindi vedete che anche per selezionare le cipolle bisogna sapere com'era, come è fatta. Il bravo selezionatore ha questa indole, cioè conosce bene il materiale di cui è a disposizione, ne diventa, non so come spiegarlo, ma sa tutto di quello che seleziona. Sa proprio tutto, sa quando deve essere piantata, sa esattamente la forma, i colori, il sapore. Ecco perché nel momento in cui vi ponete davanti a una vecchia varietà di cipolle di cui volete perpetuare il seme, prima di tutto dovete sapere cosa cercare nel vostro raccolto. Perché magari troverete anche cipolle che hanno appunto cambiato forma e colore. Ve ne dovete accorgere, dovete accantonarle. Quelle lì ve le mangiate, o magari le utilizzate per fare qualcos'altro, cioè nel senso per iniziare una nuova selezione, perché è lì il bello, no? Perché allora dovete magari, non so, togliere la prima, come si chiama, buccia, no? La prima, assaggiarla e dire, però come cipolla ha un gusto magari buono, dolce, delicato, perché no, la perpetuo. Io ho ad esempio una passione per le cipolle che non si conservano, non sono solo che ho scoperto che lì nella mia zona, nella mia, diciamo, fascia climatica, esistono queste cipolle a trottola, di cui una dei migliori esponenti è la cosiddetta cipolla fiorentina. È una cipolla che, cioè, si raccoglie e dopo, ma neanche 3 mesi incomincia già subito tutta quanta a filare, deve essere ripiantata. Non c'è verso di conservarla, eh? Cioè va mangiata, è da consumo immediato. Ma la caratteristica che ha queste cipolle è che normalmente produce dal 30 al 40% in più di tutte le altre cipolle disponibili. E poi ha un'altra bella facoltà, che sì, si deve ripiantare, però nel momento in cui riparte in campo, di fa il cipollotto, per cui io dopo non ho più bisogno di tenermela in casa, vado in campo, mi tiro via il cipollotto fresco e me lo mangio. È proprio da cipolla fresca, oppure da cipolla da zuppa, quando nel momento in cui, diciamo, la si estrae, e ha tutto, veramente, tutto un ciclo molto vigoroso, produce molto seme, produce molto, proprio materialmente, molto anche peso, e si adatta molto bene all'agricoltura biologica. Quindi, e ha una sua forma, un suo colore, quindi la conosco ormai talmente bene che quando vado in campo e la seleziono, so subito qual è il fuoritipo, si chiama proprio così, no? Ed è una terminologia a cui vi dovete abituare. Allora, questo è l'atteggiamento del selezionatore: entrare in campo, vedere le piante, oppure nel caso della cipolla, tirarle fuori dalla terra, portarsele a casa, giudicarsele, selezionarle, eliminare quelle fuoritipo,
rimetterle giù per fare il seme. Nel momento in cui le rimetto giù in terra per fare il seme, però devo considerare un aspetto importante. Uno potrebbe anche dirmi, ma perché, scusa, non le lasci lì in campo se sei già sicuro della varietà, che sono selezionate? Le lasci lì in campo e poi vanno a fiore, non hai bisogno di tirarle fuori, giudicarle. No, c'è anche un aspetto pratico, che la cipolla nel momento in cui si fa, diciamo, la coltivazione, la posso tenere a una distanza, no? Posso fare un impianto molto stretto e quindi anche molto più produttivo, utilizzo meno suolo, ma nel momento in cui io devo andarla a fare a fiore, cioè devo portarla a seme, devo allargare il sesto di impianto. Intanto perché la pianta ha bisogno di più spazio, ma in biologico ancora di più perché la pianta ha bisogno di aria, di aerazione. Il problema più grave nel momento in cui io vado a fargli fare il secondo ciclo, cioè quello della montata a fiore, no? E della poi successiva maturazione del seme, è primavera, è il periodo migliore per le muffe, per la peronospora, ed è la patologia che è più pericolosa per la cipolla. Per evitare problemi devo distanziarla, quindi 60 centimetri fra le file e almeno un 20 centimetri fra cipolla e cipolla. Poi c'è un altro... Posso anche rimetterla lì, sì. Adesso non so se... Io quando parlo nello stesso identico modo, e ho perso due cipolle. Allora, non so se c'è l'uomo sbagliato, però il problema è che io le vado a rimettere nello stesso punto lì da dove le devo tirare. Normalmente è meglio fare una rotazione. Normalmente sì. O almeno un sovescio intercalare. Un sovescio a base di sena, per esempio, disinfetta bene il terreno, crea anche un po' di materia organica utile, però molto dipende dalla distanza, sì, e poi comunque molto dipende anche dalla stagione e anche dal terreno, perché la cipolla ama stare, per riprodurre il seme, ama stare nelle zone collinari. Leggero pendio, perché si creano durante la primavera un po' di correnti ascensionali, è sempre il discorso di tenere asciutta il più possibile la cipolla. Poi c'è un altro aspetto, quello delle varietà moderne. Come dicevo prima, nelle varietà moderne han tolto un elemento importante nella autodifesa della cipolla, la cerosità. Le cipolle antiche erano molto più cerose, avevano proprio uno strato protettivo ceroso esterno, che lo si vede talmente bene perché basta passare proprio il dito e ti rimane sulla mano. Quando sono, diciamo, quando stanno proprio anche montando, vedi proprio che è come una patina bianca che hanno attorno. Allora, questa cerosità la si può togliere per contatto. Ad esempio quando? Nel momento in cui la cipolla sta salendo, crescono, nel momento che crescono anche molto le infestanti, passare all'interno delle due file di cipolla con una motozappa, qualcosa per pulire, crei comunque dei piccoli danni alle piante, anche solo per sfregamento. Sull'elemento metallico si crea qualche microferita e da di lì può entrare la peronospora. L'altro problema è che se si fanno trattamenti a base di rame, anche solo a base di rame, e io sconsiglio l'ossicloruro in questo caso, ma bisogna usare cioè l'ossicloruro in pratica sarebbe la classica poltiglia bordolese, quella la sconsiglio assolutamente. Il rame idrato è il migliore perché ne basta di meno ed è rame puro.
Idrossido, sì, idrossido idrato di rame. E, quello ne basta molto di meno. E attenzione, anche un'altra cosa importante. Non bisogna assolutamente darlo bisogna darlo con la pompa a spalla. Non si può dare con i mezzi moderni. Perché? Perché questi hanno molta pressione, dilavano la pianta e gli tolgono la sua protezione cerosa, che è la prima protezione importante che la pianta sviluppa, di autoprotezione. Quindi cipolle tradizionali come, non so, vi cito due varietà, appunto quella che coltivo io, la Lunga di Firenze, oppure la Stoccarda, sono due cipolle discretamente cerose, quindi loro avranno la possibilità di essere ben coltivate a seme anche in biologico. Tutte le varietà moderne ve le sconsiglio perché sono molto molto rischiose. Perché hanno tolto lo strato ceroso le aziende delle sementi? Perché l'hanno considerato un elemento non utile ai fini della commercializzazione. E anche perché no, cioè voglio dire, chi è che produce, poi ne parleremo, ma chi è che produce semi oggi? Non sono più ditte sementiere. La maggior parte. Comunque oggi, voglio dire, le ditte sementiere di oggi non si preoccupano di come poi le coltiverai. I campi sperimentali sono fatti sulla luna, non sono più fatti in terra. Cioè oggi le varietà vengono sperimentate su dei campi che non hanno niente di naturale, insomma. Quindi non si preoccupano di quanta irrigazione, di quanto azoto deve essere immesso nel terreno. Quindi dopo chiaramente l'agricoltore, se vorrà ottenere gli stessi risultati, dovrà riprodurre il sistema dei campi sperimentali. E noi siamo partiti proprio da questo ragionamento nell'ambito del progetto Soliban, proprio perché vorremmo riprodurre un buon metodo biologico, naturale. Prima, siamo partiti da questo prima, poi su quello stiamo costruendo come selezionare i semi. Quindi ripartendo da sì? Sì, infatti, poi con la pianta che poi annerisce, si secca, il fiore poi cade perché non ha più consistenza. È chiaro che la peronospora prima e durante la fioritura va assolutamente evitata. Se poi nell'ultima fase di maturazione del seme si manifestasse qualche problema, ormai però siamo arrivati. Diciamo che negli ultimi proprio giorni non ha più importanza. Ha importanza che questo non avvenga soprattutto nella fase di fioritura o pre-fioritura. Ma di solito avviene nella fase fioritura o poco dopo. Però dipende molto anche dal clima, perché è chiaro che se abbiamo clima piovoso, molto piovoso, e temperatura un pochino elevata, è difficile salvarsi. Però vi invito a guardare, perché ad osservare, perché le piante dotate di cerosità non si bagnano. Cioè la goccia rimane goccia e sfila via. E invece le piante che non hanno cerosità si bagnano, rimangono bagnate, non fanno la gocciolina, insomma. Sì. Sì,
Allora, le cipolle pochi lo sanno, ma alcuni se ne accorgono, di fatto sono perenni, perché qualcosa della cipolla sopravvive. Sopravvive proprio il nucleo, sopravvive proprio il nucleo vicino alla radice, il quale gli basta di buttare un po' di radice e riparte. Io infatti ho appunto un terreno dove sto facendo la cipolla di Firenze e ormai non lo sto, cioè ogni anno vado lì, lo zappo perché devo togliergli un po' di infestanti. Anche le cipolline sul capolino, non i semi ma le cipolline, che ripianto l'anno successivo. Mm-hmm. Non so da dove è uscita, però è capitata in campo, mi è piaciuta, l'ho lasciata, e questa qui c'ha questa caratteristica, come l'aglio che dicevi prima, cioè non fa i semi, fa le cipolle in cima al... E la sorpresa che io ho avuto è che pensavo, ma siccome le ho zappate poco e non le ho curate per niente, va a finire che comunque sarà un raccolto miserevole. Invece no, fanno proprio delle belle palle di fiore, quindi anche una buona produzione di seme. Quindi sì, si può pensare di fare, diciamo, cipolle come il frutteto. È chiaro che, voglio dire, non è che secondo me è una cosa che poi porta a dei risultati che, cioè, alla lunga bisogna sicuramente cavarlo, però anche perché vedo che comunque da una singola cipolla si diramano diversi... Si accestisce e quindi secondo me poi andando avanti si indebolisce, perché andrebbe ripulito almeno, no? In modo da lasciarne magari non più di uno o due, anzi uno. Però sì, è possibile. Allora, andiamo più sul pratico. Per moltiplicare una varietà di cipolla pura, cosa intendo? Non ibridata con un'altra varietà, occorre della distanza. Perché? Perché il fiore di cipolla ha bisogno degli insetti per essere impollinato. Allora, il fiore di cipolla è un fiore composito, nel senso che crea una palla fatta di tanti fiori, possono essere tranquillamente anche un centinaio, e non fioriscono simultaneamente, ma fioriscono nell'arco di circa una decina di giorni, anche due settimane. Questo significa in pratica che questi insetti, che sono mosche, sì, ma sono anche api, sono anche bombi, che girano sui fiori di cipolla, però potrebbero anche contemporaneamente nella stessa giornata visitare altri campi lì vicini, e siccome il raggio d'azione, ad esempio, di un'ape è di circa 800 metri, calcolabile, il diametro di azione è di 1,5 km, è vero, però poi è stato visto che in effetti non è conveniente per un'ape andare troppo lontano. Nella stessa giornata. Sì, anche perché si calcola, diciamo, il diametro di azione a partire dalla casetta. A livello di impollinazione siamo sugli 800 metri. Sì, infatti la distanza di sicurezza incomincia a diventare per le cipolle intorno agli 800 metri. Se sono varietà molto diverse, bisognerebbe arrivare almeno allora a questo punto al chilometro. Ma mi capite che allora cominciamo ad avere qualche difficoltà, no? Perché? Perché se siete gli unici ad avere cipolle in fiori in quel momento, problemi non se ne pongono. Ma se il vostro vicino ha un'altra varietà di cipolle e la vuol mandare a fiore, a questo punto problemini ce ne sono, perché sicuramente a distanze di poche centinaia di metri il tasso di ibridazione incomincia a essere importante. A questo punto
A questo punto voi dovete, se avete una cipolla particolare da mantenere, dovete entrare in buone relazioni con il vicinato. Magari coinvolgerlo nella vostra ricerca, nella vostra selezione. E chiaramente nello stesso momento non potrete avere nel vostro orto più di una varietà di cipolla. Altro che non vi organizziate con degli strumenti di una certa, diciamo, tecnologia e anche di un certo costo. Cioè in pratica dovete stendere una rete anti-insetti sopra la vostra coltivazione di cipolle da seme. Il che, voglio dire, è possibile in agricoltura, nell'industria di moltiplicazione sementi si arriva a fare anche questo, di solito non per le cipolle, anche se sapete che esistono semi di cipolla ibrida, no? Sui semi di cipolla ibrida nella pratica sementiera si arriva anche a utilizzare la copertura di retino antinsetti, si crea proprio, si mettono proprio degli archi di ferro, si copre col retino, si mette dentro a questa serra appena creata un piccolo alveare di api e fino a che la fioritura non è finita si mantiene la copertura. Questo è un sistema che poi dopo chiaramente comporta dei costi e quindi anche un innalzamento di costi di produzione che a cascata va poi a ricadere sull'agricoltore, ma spesso questo è l'unico metodo per le piccole quantità, diciamo così, di seme pregiato. Poi attenzione, le ditte sementiere hanno una dinamica che è questa, hanno dei tavoli chiamati di concertazione, ogni anno si incontrano e decidono ad esempio come suddividersi le aree, per cui non so, dicono ad esempio qui coltiviamo questa varietà in quest'area qui, quindi tutti gli agricoltori che sono in quest'area qui, che lavorano per noi ditte sementiere, coltiveranno questa varietà qui, in modo tale che sanno che non ci saranno ibridazioni. Se uno ha una varietà specifica, sanno che lì attorno per un ambito, non so, di 1,5 km non si fanno altre cipolle da seme, infatti. Quindi c'è una concertazione. E attenzione, chi vive in alcune regioni come Emilia-Romagna, Umbria, Marche, devono sottostare delle leggi regionali. Per cui, se avete un agricoltore abbastanza vicino che fa cipolla da seme, già voi non riuscirete chiaramente a coltivarvi il proprio, perché vi si ibrida con quello dell'altro. Ma se vi trovano delle piante che vanno a fiore, vi chiederanno di tagliarle e possono farlo perché ci sono delle leggi regionali a tutela delle produzioni sementiere. In Puglia, che io sappia, questi regolamenti non ci sono. Anche perché qui in Puglia mi sa che di seme se ne fa, ma le estensioni sono abbastanza piccole e quindi... No, è perché in Puglia non avete un'agricoltura intensiva come c'è in Emilia-Romagna, ad esempio, in Romagna, e dove anche gli appezzamenti sono più piccoli, sono più... Ma ci abbiamo un po' di tutto, ci abbiamo un po' di estensione anche, da queste parti c'è un po' più di intensivo, cioè interi campi con irrigazioni, e... però non so della cipolla, diciamo. No, infatti. Due cose volevo chiedere, giusto? Sì. Su 100 cipolle, per ottenere una quantità di seme utile per averne più o meno un altro 100, giusto per intenderci in termini di numeri, quante ne dobbiamo lasciare a seme?
Cioè io me ne friggo 50 e ne lascio 50, cioè qual è la proporzione infatti, più o meno per avere anche un'abbondante ma sicura riproduzione? Allora io devo lasciarvi appena possibile una ce l'ho infatti poi chiederò a Patrizia di poter stampare questa tabella. Per la cipolla esistono dei piccoli problemi, è una famiglia un po' particolare quella delle liliacee. Se tu prendi il seme da poche piante di cipolla per volta, crei un fenomeno che tecnicamente è chiamato inbreeding, e che in parole spicciole potremmo definire abbiamo selezionato troppo. E quando per certe specie facciamo questo, indeboliamo la varietà. Succede un po' quello che succede fra gli umani, no? Che una sorta di deriva. Se in una comunità, no? Se una comunità si isola e si sposano solo fra di loro, prima o poi i geni hanno dei problemi e cominciano a saltare fuori delle malattie genetiche, perché si crea un indebolimento. La stessa cosa per gli animali, ad esempio, per mantenere una razza di, mettiamo, di polli, è stato calcolato che il minimo devono essere almeno 400 galline in riproduzione più i galli che servono, no? Quindi, insomma, capisci che... Ecco, per le cipolle mi sembra che il numero minimo sia almeno di 60 cipolle in fiore. Quindi, non solo per una questione di numero di semi, ma anche per una questione di questo riguarda diverse famiglie, non tutte, assolutamente, non tutte, diverse famiglie. Le cipolle, i cavoli, un'altra, loro più di tutti, il mais, assolutamente quello va gli bastano già un paio di generazioni per perdere produttività. Se si scende al di sotto delle 400 spighe, in fiore. E un'altra cosa volevo chiedere, posso provare a risolvere un attimo il problema del proiettore? Guarda, io non ho tempo adesso, però se vuoi darci un'occhiata volentieri. No, a me non serve. Le liliacee dunque, un'altra cosa per le... Ah, ecco, ritorniamo al discorso degli isolamenti. Notevole. Ritorniamo a un'altra cosa degli isolamenti. C'è da dire questa cosa qui. Sembra tanto difficile, no? Parliamo di un numero elevato di cipolle da mandare a seme, che poi voglio dire 60 cipolle, poi alla fine... Per un ortolano, beh, per chi fa un orticello familiare è tanto, no? Però questo ci riporta un attimo indietro nel tempo, in cui i semi venivano scambiati, donati. Allora il seme contiene in sé, cioè il seme della cipolla contiene in sé proprio questa lezione, la lezione che la società contadina si ancorava su alcuni principi base, no? Su alcuni cardini. Uno dei principi su cui si incardinava la cultura contadina era quello della condivisione e della della mutualità. Quindi quando uno faceva il seme di cipolla praticamente lo faceva anche per gli altri facevano una carota, butto lì, sì. Ecco perché oggi hanno successo le reti di conservatori di semi, ma hanno successo anche gli eventi di scambio di semi, perché la natura spesso è anche molto prolifica nel dare seme, no? Però poi il seme ha anche una durata. Se il seme di cipolla non lo conservate adeguatamente, in 2 anni lo buttate, ve lo posso garantire, perde completamente di germinabilità. Secondo anno vi germoglia ancora bene, poi ha un picco, una caduta
e vi germoglierà quasi niente. L'unico modo per conservare bene il seme di cipolla è riporlo in un ambiente a temperatura e umidità controllata, il che vuol dire chiuderlo bene dentro una confezione, quindi essiccarlo abbastanza bene, cioè non vuol dire essiccarlo del tutto, perché al di sotto di un certo grado di umidità poi il seme muore. Il seme è un essere vivente, eh? Il seme respira, produce calore, mangia, e alcuni dicono, io non l'ho visto, ma fa anche qualche escremento. Cioè, è un essere vivente, completo. Ha la sua riserva di cibo e quindi si può continuare a nutrirsi. Chiaro che se non lo mettete in terra, lui rimane lì, in una specie di stand-by, ma intanto consuma quelle sostanze, diciamo, vitali, quelle sostanze nutrizionali che ha a disposizione, finite le quali poi è chiaro che... Allora, per evitargli questo, bisogna mantenerlo in uno stato di inerzia termica. Questo è il modo migliore. Quindi, la cosa migliore è essiccarlo abbastanza bene, non troppo, ma diciamo, io adesso non vi do dei dati perché tanto non avete a disposizione un igrometro, ok? Poi dietro qui ho qualche materiale che vi farò vedere che potete utilizzarlo per abbassare notevolmente il suo grado di umidità e quindi affrontare anche un processo che è innaturale ma sicuramente vi dà il massimo della durata, che è la congelazione del seme. Ma senza arrivare a questo, vi basta avere delle confezioni ben, diciamo, in modo da sigillare bene il seme, lo mettete in frigor e lo tenete lì. Frigor. Sigillare sotto vuoto? Come? Sigillare con sotto vuoto? No, perché ti dicevo prima, il seme è un essere vivente e quindi respira. Un po' di aria bisogna lasciargli. Un barattolo di vetro, ma non quelli della marmellata, perché quelli sigillano solo se ci hai fatto il processo a caldo in autoclave, per cui il tappo aderisce bene. Ci vorrebbero dei tappi più, diciamo, che lavorano a semplice pressione. Una volta che l'avete messo in frigor, perché? Perché in frigor saranno 4 gradi, ne potrebbero bastare anche di meno, perché anche a 10 gradi abbiamo un'ottima conservazione. Però avere un ambiente che ha una temperatura regolare nel tempo, no? Di 10 gradi, nessuno ce l'ha. Quindi il frigor invece ce l'avete tutti, lo mettete in frigor e allora il tempo di germinabilità del seme, di vitalità del seme, vi si raddoppia tranquillamente, arrivate a 4 anche a 5 anni, dipende poi dalla salute iniziale del seme, chiaro? Quindi capite bene che se fate un anno di produzione poi non avete più bisogno di seminare, riseminare o riprodurre subito il seme. Per alcuni anni siete autosufficienti. Questo è un altro principio base su cui dovete lavorare, perché non necessariamente ogni anno dovete rifare il seme, ok? Magari l'anno dopo potete cambiare varietà oppure semplicemente farlo di un'altra specie, dedicarvi a un'altra specie. No, deve andare in fritura contemporaneamente. Okay. Dopo puoi tenere il seme anche solo da 30 piante. Sì, 30, 60 volte. Cioè devi avere 30 piante in fioritura
e il seme almeno da 30 piante diverse. Ah, quindi non da 60, da 30? Sì, 60 in fioritura simultanea e almeno 30 da... Per proteggere... Come? Va bene. No, quando? Sì, sì, vabbè, ormai... Sì, 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 ok. Sì, un'altra domanda. Allora, sì, alcune domande. Per proteggere il seme, adesso abbiamo parlato per quanto riguarda l'umidità e la vitalità, la germinabilità. Per proteggerlo invece dai parassiti, a me è capitato di conservare cereali la prima volta, però la seconda poi non è più successo. Aggrediti da acari o altri parassiti. Mi hai fatto ricordare che mi sono dimenticato. Io l'ho risolto però con il sottovuoto, cioè l'ho messo allora, in vasetto con un accendino. Lì ci sono diversi sistemi, però voglio dire anche dei diciamo anche degli odori forti possono essere utili. La classica foglia d'alloro o la bacca d'alloro. Non ha funzionato. No, comunque degli odori. Ma no, ma cosa? Ma dove? Con i cereali? No, con i cereali si usa la terra di diatomacea. Allora, le diatomee sono delle alghe unicellulari, cioè sono non unicellulari, sono microscopiche. Ma attenzione, vivono ancora oggi, ma quelle di cui ti sto parlando adesso sono i fossili di queste diatomee vissute in epoca. La farina fossile. Però attenzione, esistono diversi tipi di farina fossile, perché le diatomee hanno molte forme. E, ad esempio, quelle che usano più tipicamente, non so, per i filtri, ad esempio ad uso enologico o i filtri delle piscine, hanno una forma a, diciamo così, a maccherone, viste al microscopio, perché parliamo di cose grandi, micron, no? Invece esistono delle terre diatomacee dalla forma molto aguzza. Sono dei micro rasoi, perché parliamo di un micron e mezzo. Questi mini rasoi sparsi in mezzo ai cereali che vuoi conservare, se sono una piccola quantità, mi basta veramente un pizzico. Ma se fossero anche grosse quantità... 20-30 kg, diciamo. Sì, sì, ne bastano poche cucchiaiate. Attenzione, non sono tossiche. Anzi, sembra che siano anche utili alla salute umana, perché... Da tempi immemorabili, in piccole quantità le usavano proprio per come antiparassitario, no? E anche, ma ultimamente dicono anche come disintossicante, quindi cioè, al fisico di noi umani, dei mammiferi, proprio non fa niente. Mentre agli insetti, siccome sono abrasive, gli procurano delle microferite che poi nell'arco proprio di qualche giorno li ammazza. Quindi basta. Ma c'è anche un prodotto specifico che lo usano proprio per disinfestare i grandi depositi di cereali a base di diatomee. Il nome commerciale non me lo ricordo. E quello lì è molto utile. Ne basta veramente poco e. Altrimenti per i cereali l'altro consiglio che ti posso dare è questo. Io ho una varietà di grano che lo chiamano volgarmente il grano del miracolo. È un grano alto 2 metri, è un triticum turgidum, ha delle ariste lunghissime. Sai le ariste cosa sono, no? Sulla spiga, chiamiamoli baffi, no? Che ha sulle spighe. Allora, queste rische sono molto lunghe, pungenti e abrasive. Quando tu, se il grano è tuo e te lo, diciamo, raccogli da solo, lascia queste ariste in mezzo al grano. Bastano anche solo quelle. Io lascio il grano con le ariste e non ci vanno mai, né i topi, né...
Cioè, quando, voglio dire, nei parassiti, proprio nessuno. Chiaramente io ho lasciato, guarda, io ho fatto proprio una prova, ho lasciato proprio i... Cioè io, come dire, ho fatto in modo che venisse tritata la spiga, cioè eliminata solo la paglia e tutta la pula e la lista l'ho lasciata all'interno del sacco, ma neanche i topi si sono avvicinati. Ci hanno provato e ho visto che ci hanno provato. Ma poi hanno rinunciato perché appena gli entra un pezzo di arista in bocca, come la spina del pesce per noi, gli animali selvatici hanno una grande paura di ferirsi perché poi nessuno li cura. Perché nessuno li cura? Questa è una cosa importante, sì. E come si fa? Così. La mietitrebbia può essere programmata per oppure si raccoglie manualmente? Le mietitrebbie sono programmate per fare il grano, perché il grano poi deve essere portato al consorzio, pesato e venduto. Questo è. Come hai fatto tu, volevi sapere? Cioè, io me lo sono trebbiato a mano, probabilmente. Sì. L'hai battuto? Sì. Infatti. Ma quanto ne coltivi il grano per poter fare? No, ma figurati, io ne faccio 1000 metri, giusto per il mio uso e consumo. Ma dici che ha qualche ettaro a grano, che fa? Dovrebbe chiudere, io penso che chiudendo la ventilazione, però ne tieni voglia, chiudi la ventilazione. Nella ventilazione? Ti rimane tutta la pula lì, non vola via niente, ti rimane tutto lì e elimini, la paglia la elimini, ti rimangono... sì, cioè bisogna accordarsi con qualcuno. Se ne può tagliare un po' a mano. Se la faccio a mano. Se no poi. Sì. No, per chi produce molti cereali i metodi ci sono già tutti. Questo io lo uso per me perché è il sistema più naturale che esista. Ma poi alla fine cos'era? Tra video proiettore e comunque ci siamo già conosciuti lì da te. Io sono venuto per un po'. Però che riguarda la produzione professionale di semi di cipolla, vi faccio notare una cosa. Il capitolo fertilizzazione, e lì si parla di NPK, cioè quanto concime chimico va per la produzione di cipolla. E voi mi direte, ma allora hai preso la scheda da un manuale di moltiplicazione seme convenzionale? E invece no, questo è un manuale per la produzione di seme in biologico. Com'è che allora si parla di NPK? O la normativa del biologico consente, oppure... No, il fatto, stiamo parlando di un prodotto naturale a metà. Perché la normativa del biologico è piena di buchi. Uno di questi è che se l'agricoltore biologico vuol partire a fare l'orto, ha bisogno di piantine biologiche. Invece la normativa del biologico consente di fare il seme di cipolla partendo da cipolle convenzionali. Questa è una cosa che ancora nessuno ha capito, spiegato perché. L'abbiamo chiesto, richiesto, e gli enti di controllo dicono ma è così, ma non si sa perché è così. Quindi il seme biologico rispetto a quello convenzionale, cosa c'è? Cosa avrebbe di diverso? L'ultima fase. La fioritura? No, il fatto è che la legge consente. Non è detto che uno non possa fare
il bulbo bio e poi il seme bio, no? Il fatto è che però consente di fare il bulbo inconvenzionale. Per cui si può prendere la cipolla convenzionale e poi farla diventare biologica in campo. No, aspetta. Cioè questo, allora, a me quando sono venuti a fare il controllo, e hanno fatto il controllo, hanno voluto fattura e hanno fatto anche le fatture. Quando sono venuti a fare il controllo, gli enti di certificazione, è vero che si sono fermati soltanto alle fatture, quindi io in campo avrei potuto mettere qualsiasi altra cosa. Però è vero anche che dall'altra parte hanno voluto le fatture di acquisto dei semi e hanno voluto anche le fotocopie delle bustine dei semi, perché allora, volevano tutto in biologico. Per fare il seme di cipolla biologico si può partire da semi convenzionali. E questo potrebbe quindi anche, dipende dall'ente di certificazione questa e cosa questo qui. Potrebbe avere anche una sua ragione interna del tipo cavoli, cioè non esiste la varietà ancora in biologico, oppure cavoli, mi è andata male la coltivazione, ho perso il seme biologico di partenza, devo ricominciare da capo e allora vado a cercarmelo dove lo trovo, quindi anche convenzionale. Ma perché che la prima fase di cipolla, cioè per portare dal seme alla cipolla lo posso fare in convenzionale e poi solo l'ultima fase, cioè quella del trapianto e portarla a seme, quello lì invece devo farlo in biologico. Allora, io ho parlato con i colleghi francesi e tedeschi, loro sono caduti dalle nuvole e hanno detto come? In Italia si può fare. Cioè, no, ha detto, ma da noi no. Faccio, ma a me risulta che è così, ma infatti io volevo chiedere a voi come, ma, cioè, come funziona da voi, se funziona alla stessa maniera. Cioè, no, che poi a te ti viene da ridere anche a me, perché l'anno dopo sono venuti a fare i semi di cipolla in Italia, perché giustamente fatto così costa anche di meno, no? Allora, cioè, queste sono, tanto per dirvi, le strane cose del mondo biologico. Perché non si può parlare di biologico. Qua il problema è che è un processo non democratico. Il biologico è uscito fuori dal processo democratico. La gente che vuole il biologico compra biologico fidandosi del marchio, ma non ha nessuna possibilità di interazione con chi il biologico lo controlla. E neanche l'agricoltore ha questa possibilità. L'agricoltore non può dire... Però il biologico forse sarebbe meglio così, perché il biologico bisogna chiederlo all'agricoltore, non al funzionario che non ha mai visto un seme, una zappa, non ha mai coltivato una cipolla. Quindi io adesso, no, vi ho voluto spiegare il perché di quella tabella presente all'interno di quella pagina. Tutto il resto invece è abbastanza coerente con il discorso. E per quel che mi riguarda, io il seme l'ho sempre fatto partendo da cipolla biologica e mi sono trovato anche molto meglio, anche se poi voglio dire gli agricoltori bio che fanno le cipolle hanno molte difficoltà, perché voi lo sapete ormai le cipolle in Italia bio, quelle parliamo le grandi quantità, non le fanno più in Italia perché purtroppo bisogna zapparle e quello è un costo. Se fatto in Italia è un costo maggiore, perché la manodopera in Italia costa di più, fatta nei paesi dell'est costa di meno, e quindi adesso la produzione delle cipolle non la fanno più in Italia ma cercano di farla nei paesi dell'est, quindi le cipolle bio arrivano da fuori. Io queste schede poi ve le passo, perché qui leggete poco e non mi sembra giusto, dovete averle in originale, così almeno ve le potete leggere a casa. Qui avete un po' tutto, diciamo così, che tipo di terreno, qual è il tipo di terreno migliore, che tipo di avvicendamento. Ecco, anche questa è una cosa importante. Dove fate una coltura da seme, non pensate poi di rifare la stessa coltura da seme o la stessa coltura per un po' di anni. Ci sono motivi pratici nella pratica sementiera che sono quelli che normalmente quando si fa la raccolta del seme ne cade e poi ricresce spontaneo. Poi dopo è difficile andare a
a selezionare, insomma, a togliere i fuori tipo. Questo ad esempio è il caso limite, la bietola. Il seme è legnoso, è un achenio, è legnoso all'esterno. Vi garantisco che la bietola può durare anche fino a 10 anni. Il terreno naturale, non quello con i, cioè a base di erbicidi, ma il terreno naturale è una vera e propria banca semi. Vi garantisco che se mettete un seme dentro al congelatore vi dura 10 anni, ma se lo lasciate sottoterra vi dura 10 anni lo stesso. Cioè sono dei semi che veramente hanno una conservabilità incredibile. A me è capitato di fare per 2 anni due di tipi diversi di bietola, ma in due appezzamenti diversi. Vi garantisco che su quegli appezzamenti per 5 anni di seguito sono spuntate bietole in maniera ricorrente. E immaginate se io su quello stesso campo avessi messo un'altra coltura da bietola di seme, poi dopo come facevo a riconoscere quella, capito, degli anni? Quindi di solito questo è il motivo principale per cui ci deve essere un avvicendamento per alcune specie anche molto lungo. L'altro problema è un problema fitosanitario, chiaramente, quello lo comprendete anche voi. Per cui è meglio fare, e poi comunque in biologico, cioè è normale, l'avvicendamento ormai è obbligatorio, quindi cioè a livello di regolamentazione è obbligatorio, e poi comunque è strettamente consigliato. Più l'avvicendamento è lungo e regolare, meglio è. Allora, passiamo un attimo, torniamo un attimo indietro. Devo fare un... Ecco, volevo recuperare quest'altro testo. Cerco anche qui di allargarlo per renderlo più leggibile. Parliamo sempre di cipolla, eh? Ok. Seconda fase, che è quella di portaseme, appunto. Anche qui avete dei dati, attenzione, molto molto importanti, nel senso parliamo di quantità molto importanti, perché... Però vedete, ecco, io volevo far vedere solo questa cosa qui dell'isolamento. 600 metri fra varietà standard appartenenti allo stesso gruppo. Cioè, questi sono gli isolamenti sementieri. Se ci sono due cipolle dello stesso gruppo, cioè due tonde gialle, ok? In fase di riproduzione almeno si cerca di rispettare 600 metri fra una varietà e l'altra. Allora, intendiamoci. Quando si parla di campi di riproduzione sementi, parliamo sempre di ettari, eh? E quindi la produzione di polline è enorme, e quindi anche la massa di insetti che visita sti fiori è piuttosto elevata. Nel vostro caso, che moltiplicate appunto le vostre 60 teste di cipolla, se non avete, diciamo, se la vostra ricerca al massimo deve essere in qualche centinaio di metri attorno, diciamo bastano già 400 metri fra una varietà e l'altra, perché comunque... E poi molto dipende anche da quante altre fioriture avete in contemporanea nello stesso momento in cui la cipolla vi entra in fiore, perché se gli insetti in quel momento lì trovano solo cipolla, magari cerca, anche se sono due coltivazioni un po' lontane, e se non ci sono delle barriere naturali a, in qualche modo, che si interpongano, allora magari le visitano tutte e due. Quindi diciamo che le distanze le dovete un po' anche riflettere. Voglio dire, se sono due campi anche un po' più vicini, però in mezzo c'è
una barriera naturale che potrebbe essere, che so io, una roccia, un bosco, no? Allora la distanza può essere accorciata. Nel caso delle fioriture, io ad esempio ho molte labiate, no? Quindi ho delle fioriture in sé a seguire, le labiate attirano molto più gli insetti della cipolla, insomma, per intenderci. Quindi io sto più tranquillo perché comunque i miei insetti sono anche abbastanza impegnati nelle fioriture che ho nella mia azienda agricola, quindi non si allontanano più di tanto. Semmai sono gli insetti delle aziende vicine che vengono da me, ma io cerco di attirare gli insetti. E questo è un altro elemento positivo in agricoltura biologica, perché bisogna ricostituire ecosistema. E l'ecosistema vuol dire portare molta vita all'interno dei propri terreni. Il sistema convenzionale va nel senso opposto, ridurre la vita, quindi ammazzare tutto quello che c'è da ammazzare, lasciando solo le piante produttive. E io invece no, cerco di far arrivare nel mio terreno tutto e di più. E siccome la natura è un gran magna magna, detto in termini stretti, se c'è abbondanza di insetti da mangiare, arrivano anche predatori. Ed è solo questione di tempo, di aspettare un attimo, ma arrivano. È chiaro che dobbiamo essere anche in una zona che permetta la presenza di predatori. È chiaro che se uno vive come, non so, una torre d'avorio all'interno di uno scenario dove c'è terra bruciata perché ci sono coltivazioni intensive, mi dispiace, ma il suo ecosistema non partirà mai. Cioè, se un'azienda piccola o un piccolo terreno in mezzo a colture convenzionali, non ce la farà mai a far partire. Cioè, io ho un'azienda particolare perché io sono in una zona, chiamiamola così, collinare, sì, marginale, quindi non, attorno a me nessuno fa trattamenti, no? Però secondo me ci vorrebbero almeno, in base alla mia esperienza, per creare un ecosistema occorrerebbero almeno 7-8 ettari. Perché allora devi creare un laghetto, della boscaglia, delle siepi, no? E quindi già ti tiri via un po' di terreno. E devi, insomma, creare dei rifugi, rifugi per insetti e piccoli animali. Ma questo non è un problema nostro. Sì, no, infatti. Perché noi abbiamo già in modo naturale una serie di microambienti dove si sviluppano insetti, predatori e quant'altro, va bene? Perché già la presenza stessa di migliaia di chilometri di muretta a secco concentra al suo interno una varietà enorme di organismi animali e vegetali, per cui già siepi naturali, basta guardarsi intorno, ci sono querce, ci sono piccoli boschetti, fra virgolette, perché oramai non sono estensioni, ma tante macchie, noi li chiamiamo proprio così, macchie, no? Sono dei micro boschetti diffusi sul territorio dove tutti questi organismi riescono a stare tranquilli e a migrare nel circondario, nei campi. Quindi non c'è coltura intensiva, per cui abbiamo questo problema di sentirci nella torre d'avorio. Nel nostro campo facciamo un po' d'attenzione, in pochi anni un campo convenzionale può passare tranquillamente a un ecosistema bio diversificato, tranquillo. Nel mio campo, ma vicini qui sulle colline, non ci sono grandi trattamenti. Cioè,
Sto parlando almeno della zona castellana e dintorni. Almeno sto parlando della Murgia, dei Trulli e delle Grotte. Ecco. Dunque, una piccola scheda sulle fitopatologie più ricorrenti. Potrebbe essere che, prima vi ho citato la peronospora, però sulla cipolla, nel momento in cui coltivate la cipolla, c'è il problema della mosca della cipolla. Quella la combattete molto bene alternando cipolla, file di cipolla, file di carota. Le consociazioni, usatele, funzionano molto bene. Quando parliamo di cipolla, poi il salto è breve passando a un'altra liliacea, il porro. Il porro anche quello è facilissimo da coltivare, è esattamente come la cipolla, anche un po' più resistente, fiori molto più grandi. Chiaramente quando andate a piantarlo per fare, anche quella è una biennale, quindi richiede che il ciclo venga esteso al di là della coltivazione del porro, no? Quindi voi coltivate i vostri porri, poi staccate, diciamo, i porri che vi sembrano adeguati per la moltiplicazione del seme, li cavate, li distanziate sia sulla fila sia tra le file, raggiungendo sempre i 60 cm tra le file, ma a questo punto anche i 20 cm fra pianta e pianta sulla fila. Quindi li ripiantate e a quel punto lì non dovete fare altro che aspettare. Probabilmente anche loro sono un po' più resistenti alla peronospora, però se la stagione non è propizia è meglio anche a loro dargli qualche, insomma, aiutarli con un pochino, ma proprio poco, di rame. O eventualmente anche un po' di zolfo, ma di solito sono dei gran produttori di semi. Identici problemi di separazione fra le varietà, come distanza, e direi che sono anche questi fra i semi più facili da produrre. Secondo me abbiamo fatto bene anche iniziare da questa famiglia, perché sono veramente i semi più facili da produrre. Poi viene il momento della, diciamo così, sgranatura, ok? Cioè il momento in cui vanno raccolti. Il fiore della cipolla ha una, come vi dicevo, una fioritura un po' a scalare, no? Nel senso che noi lo vediamo come un unico fiore, ma di fatto sono tanti piccoli fiori. Nel momento in cui mano a mano va a maturazione, passa un paio di fasi. La prima fase è quella, diciamo, proprio verde, in cui il seme si sta ancora formando dentro. Poi avremo una fase in cui il fiore vira al bianco, cioè al chiaro, e in trasparenza però già cominciate a vedere il seme nero presente all'interno dell'ovario. La terza fase è l'essiccazione, però a quel punto lì l'ovario si apre e il seme cascola. Poi dovete arrivare in un momento intermedio. Quando il seme incomincerà ad essere scuro all'interno, quindi visibile, sì, cioè lo vedete quasi in trasparenza, in quel momento lì, diciamo così, ancora il seme ha superato la cosiddetta fase lattea. La fase lattea è quando prendete il seme, lo schiacciate e proprio squizza, perché dentro ha come un lattice. Quindi ha superato questa fase, è già diventato consistente, no? Ha già la sua buccia nera,
però ancora non ha finito. Se arrivate in quel momento lì e tagliate il fiore con un po' di gambo, quello che volete voi, normalmente ne basta poco, ma se avete poche piante, lo tagliate anche dal basso, fate un bel fascio, lo legate, lo mettete a testa in giù in un portico, in una zona areata, e sotto magari mettete un qualcosa, un pezzettino, un panno, un pezzo di plastica, e vedrete che lui finisce di seccarvi e i semi, qualcosa uscirà ma ben poco. Se invece lo lasciate lì fino all'essiccazione totale, poi di semi ne perdete tanto, perché proprio vi schizza via nel momento che cercate proprio anche di toglierlo, oppure basta una tempesta e vi salta via. Quindi dovete arrivare in un momento abbastanza particolare, ma si tratterà di sorvegliarlo, di guardarci, poi imparerete a riconoscere il periodo giusto. Io normalmente arrivo al momento giusto, quindi lo taglio con poco gambo e poi lo metto sopra un telo di plastica, potete usare anche una tovaglia, una vecchia tovaglia di stoffa, lo lascio al sole a finire di seccare, però chiaramente con l'avvertenza che alla sera lo copro e al mattino lo apro. E anche per fare questo lavoro cerco di guardare un attimo le fasi del tempo, perché se prevedo alcuni giorni magari di pioggia, di tempo instabile, cerco di ritardare un attimo per non dovermi trovare di raccogliere e poi dover lasciare sotto un telo di plastica dei fiori che però sono ancora umidi, perché quel po' di gambo contiene ancora linfa e io glielo lascio proprio perché il fiore continua a succhiare quel po' di linfa e gli serve per arrivare alla fine della maturazione. Quindi, per quello che prima vi dicevo, voi che avete pochi fiori, raccogliete pure anche il gambo fino in fondo, fate il mazzo, perché comunque quella linfa che ancora è nel gambo finirà di nutrire la maturazione. Questo è il passaggio più delicato. Allora, questo scrivetelo bene, il passaggio più delicato della coltivazione dei semi è quello della raccolta e estrazione. Ora, una volta che la cipolla è ben secca e la dovete seccare molto bene, estrarre il seme sarà abbastanza facile, lo fate semplicemente strofinando, ok? Se non è ben secca, quella pellicina che è rimasta sopra i semi non vi viene via bene, solo con lo strofinio. Vi risulterà un po' complesso, insomma, un po' lungo, vi si allungano i tempi. Invece essiccatelo ben bene al sole, voi che ne avete tanto, e vi risulterà molto... Questo, la stessa cosa vale anche per il porro, Non c'è da dire altro. La stessa cosa si può dire che equivalga anche per le altre liliacee. Come si diceva prima, il bunching uguale. Col bunching c'è ancora più umidità, perché siccome è un sempreverde, è una pianta perenne. Oh, questo da un lato è una bella cosa, perché vi consente di avere... Ciao, per la produzione sementiera è una bella cosa, perché vi consente di avere più raccolti, no? Erba cipollina e erbagliina uguale, cioè una pianta perenne, per cui si fa la raccolta sullo stesso appezzamento per diversi anni. E poi sono piante che sono un po' più selvatiche della cipolla, quindi hanno anche una produzione di semi abbondante. Altro da dire non ho, perché sulla conservazione abbiamo già detto abbastanza, mi sembra. E appunto ricordatevi che comunque in condizioni normali al massimo arrivate a 3 anni a tenere un seme di cipolla, cioè fuori dal frigo, anche se in buone confezioni e condizioni. Scusi, ma nella seconda fase lo stelo della
No, incomincia anche lui a vivare sul bianco perché si sta seccando. Allora, e Luna, cosa vogliamo fare, organizzatori? Ci sono organizzatori? Va bene, allora io qua, no, io qua ho che andiamo fino all'una e mezza, quindi comincerei con un'altra famiglia, ok? Partiamo con le... Partiamo con le brassicacee, o dette anche crucifere, dalla forma del fiore. Ah, guardate che sulle classificazioni botaniche c'è un po' di casino, ma non per colpa mia, perché i botanici fanno a volte un po' fatica ad accordarsi. Ad esempio negli Stati Uniti le liliacee vengono, cioè le cipolle non sono liliacee, ma sono amarillidacee. Non so se hanno fatto pace fra i botanici con, dei due continenti, però nel caso invece delle... Brassicacea ancora si usa la vecchia denominazione che era crucifere dalla forma del fiore. Allora, a voi, ditemi un po' di nomi di brassicacee, così facciamo subito. Le cime di rapa. Il cavolo, ma quale? Allora, quanti tipi di cavolo conoscete? Sono quasi tutti della stessa specie. Ah, questo è un dato importante, cioè conoscere botanicamente le piante vi aiuta poi quando è il momento di tenerle separate o di coltivarle insieme nel momento della fioritura, insomma, perché sapete quali si incrociano fra di loro e quali no. E qui la famiglia dei cavoli, che è molto più numerosa delle liliacee. Allora, abbiamo, voi pensate, allora i broccoli, no? Il cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, il cavolo riccio, ok? Allora, sono tutti Brassica oleracea. Quindi fra di loro si incrociano, ok? Poi abbiamo l'altro gruppo, che è quello delle rape, ok? Però fra le rape, ad esempio, abbiamo anche il cavolo cinese, che voi non conoscete bene, però sta prendendo un po' di mercato. Non dispiace, eh? Però, ad esempio, il cavolo cinese che fa solo foglia, però si incrocia con i cavoli che fanno solo la rapa. Il bacio è quello che fa verde? Sì, anche, infatti. Sì. E poi abbiamo, ad esempio, il... come se li chiamate voi? No, quelli che fanno la radice più piccola, il ravanello, come lo chiamate? I radicini? Non so, ecco, il ravanello, anche quello ha, nonostante sia un'altra specie, però si incrocia con le rape. Quindi attenzione, cioè ci sono degli incroci un po' strani. Comunque, anche nella famiglia dei cavoli abbiamo sia delle biennali come delle annuali, ok? Il ravanello è un annuale, cioè nello stesso ciclo stagionale possiamo tirare fuori il seme. Invece abbiamo i cavoli più grossi e sono quasi tutti biennali, quindi si seminano come gli altri o più o meno come gli altri, e poi bisogna aspettare che passino l'inverno e solo in primavera danno fiori e semi. Il problema delle brassicacee è, come vi dicevo prima, che anche loro soffrono di inbreeding,
mantenere in vita una varietà di cavolo richiede un numero abbastanza rilevante di teste, no? di individui. E qui, insomma, andiamo circa sulle 80 piante, minimo. Anche perché comunque, se sono poche, comunque impollinano male, oltretutto. E questo rappresenta un problema importante, perché non so se notate, ma il cavolo è una delle piante meno riprodotte in assoluto, sia per l'uso casalingo, sia anche dagli agricoltori, cioè gli agricoltori normalmente se lo vanno a comprare. Sempre. E da un lato, secondo me, è una cosa stramba, nel senso che se c'è una pianta che produce molto seme, è proprio il cavolo. Ma in genere un po' tutte le brassicacee, ma il cavolo proprio affoga. E alcune specie, tipo il cavolo di Bruxelles, è un produttore impressionante. Cioè tutti i cavoli, diciamo così, non a palla, ma quelli, diciamo, a palmizia, a foglia, producono una quantità enorme. Al punto tale che in effetti noi abbiamo delle zone, diciamo così, d'Italia dove i cavoli a foglia non vengono mai comprati, tipo, non so, il cavolo nero toscano, quelli a foglia del centro Italia, i cosiddetti cavoli antichi, che sono fra l'altro dei cavoli poliennali, no? Che si sfogliano continuamente, possono resistere almeno 3-4 anni in produzione. Ma per gli altri cavoli, diciamo quelli più a palla, così, io incomincio a trovare, soprattutto al nord, degli agricoltori che stanno cominciando a mantenerseli in varietà, anche perché hanno riscontrato che le varietà vendute stanno prendendo una direzione di selezione che non è più quella originale. So, l'anno scorso ho avuto modo di conoscere un agricoltore che si coltiva la verza violacea di Verona, che è una bellissima verza anche molto grande, non enorme, comunque fa tranquillamente 2,5 kg, 3, insomma abbastanza grande, e ha questi bei riflessi rossi, violacei. E lui ha cominciato a fare selezione, se la tiene, e devo dire che con poco sforzo ha ottenuto degli ottimi risultati, produce bene, si è adattata molto bene al suo sistema di coltivazione. E questo per dirvi, vi incoraggio, insomma, che anche se ci sono degli aspetti di difficoltà, soprattutto quelli relativi alle distanze, però vi incoraggio a farlo perché dà molte soddisfazioni, anche sotto il profilo della selezione, proprio perché il fatto che il cavolo non può essere selezionato, come vi dicevo, tantissimo, se no lo porto a... gli tolgo proprio energia come produttività, quindi lo faccio regredire. Tutte le varietà di cavolo, in effetti, sono un po', chiamiamole, popolazioni. All'interno hanno ancora una bella variabilità genetica. Cioè, se voi comprate anche la classica bustina, a me è capitato spesso di comprare, no, la classica bustina per fare delle prove, poi seminare e trovare che sono uno un po' diverso dall'altro. Se non fosse così, sarebbero cavoli veramente depressi, no? Depressi sotto un profilo genetico, no? E quindi poco produttivi. È per quello che gli devono lasciare un po' di differenza. Quando invece seminate sono cavoli uno uguale all'altro, mi dispiace, lì sono ibridi. E lì dobbiamo aprire poi tutta un'altra pagina. No? Cosa sono gli ibridi? Ci arriviamo. Però vi posso assicurare che oggi,
se c'è una famiglia che ha bisogno veramente di essere difesa come variabilità, è proprio quella di Cavoli. Ormai a livello commerciale oltre il 95% delle varietà vendute sono ibride nel sistema Cavoli. Tutti i cavoli utilizzati per l'agricoltura sia biologica che convenzionale per la grande distribuzione sono tutti ibridi. Sì, sì. Sono veramente rimasti pochi gli agricoltori, tipo questo agricoltore che vi dicevo prima, no? Che si rifà il seme da solo, che utilizzano semi non ibridi. Sono anche poche, bisogna dirlo, le ditte sementiere che propongono semi di qualità biologica non ibrida in commercio, ma vi assicuro che la grande distribuzione organizzata, sia in biologico sia in convenzionale, non accettano di commercializzare varietà non ibride. E quelle ibride sono perfettamente uniformi. Questo chiaramente è un vantaggio sia per la distribuzione ma anche per l'agricoltore quando deve fare, diciamo, le raccolte, perché le varietà di cavolo non ibrido spesso hanno anche un po' di raccolta scalare, cioè magari alcuni, diciamo, mettiamo nel caso dei cavolfiori, no? Alcuni sono già pronti, altri no, ok? E quindi deve fare una raccolta non uniforme, ma deve andare più volte nello stesso campo. E capite bene che questo per un agricoltore che deve fare lo stock e inviarlo è uno svantaggio. Per l'agricoltore invece che fa il mercato diretto questo è un vantaggio, no? Perché si ritrova ad avere comunque una sua scalarità. Poi esistono comunque dei gruppi di agricoltori che conservano delle varietà che sono ormai diventate introvabili in commercio, semplicemente per il fatto che sono scomparse le abitudini di consumo di un tempo. Faccio riferimento a certe cavolfiori del nord, che erano di dimensioni ragguardevoli. Cioè parliamo di superare i 5, 6, 7 kg a testa. Un tempo era possibile per vari motivi. Primo perché le famiglie erano numerose, poi perché gli utilizzi spesso erano anche quelli della conservazione, non so, trasformazioni in crauti. Quindi c'erano anche delle ottiche proprio di consumo completamente diverse. Però mi capite che una pianta che è in grado di produrvi un cavolo, addirittura arrivare anche fino a 10 kg, che mostro di pianta che deve essere, no? Poi c'è un altro aspetto, e questo è tutto, diciamo, tutto un altro paio di maniche, cioè non parliamo più della produzione sementiera, ma è quella vivaistica. Le piante che normalmente si comprano in vivaio spesso, cioè quasi sempre, sono ibridi. Ma c'è un ulteriore problema. Come oggi i vivaisti crescono le piante di cavoli, di solito usano gli alveoli, cioè sono delle cassette di polistirolo, no? Con tanti buchi concentrici a forma di cono. E vi dà la piantina con il loro panetto di torba. Se voi guardate bene, le radici in questo panetto di torba hanno incominciato a girare in tondo. Voi piantate la pianta, quando avete finito la produzione, se estraete di nuovo la pianta, vedete che ha ancora il tondo iniziale, la radice non si allarga facilmente. È una sorta di stress per la pianta, dico. No, è che proprio la radice si imbozzola e poi non si riesce più a districare da sola, al punto tale che dovreste voi aprirla per permettergli di nuovo di radicare.
Allora, questo è importante in agricoltura biologica, perché in agricoltura biologica abbiamo bisogno di piante con radici forti, ben ancorate, ma soprattutto in grado di esplorare il terreno alla ricerca di elementi nutrizionali. In convenzionale questo è un problema che non si pone, perché tanto si va avanti a irrigazioni e concimazioni lì, quindi la radice tutto sommato assorbe comunque. Quindi io quando vi dico imparate a partire dal vostro seme, primo perché ve le piantate da voi e piantatevele direttamente in terra. Se non avete un semenzaio in terra, cos'è un semenzaio in terra? È avere semplicemente un pezzettino di terra molto ben pulito dalle infestanti, in modo che possiate seminare i vostri semini in superficie, terra sottile, ben lavorata, senza, insomma, il miglior terreno del vostro orto dovrebbe diventare il semenzaio in terra. Poi il vero modo di trapiantare le piante di cavolo è la radice nuda, cioè dopo circa 25-30 giorni che le piante sono state in terra, voi le cavate dalla terra e le ripiantate nella posizione giusta. Selezionate le migliori, quelle che vedete che si sono un po' imbozzolite, che non hanno sviluppato bene, le eliminate e piantate solo le più forti. E avrete degli ottimi risultati così. Cioè, quello che vi dico è sempre per ritornare da dove siamo partiti, no? Vi rinfresco le idee. Autosufficienza equivale anche a questo. Autosufficienza nel seme, autosufficienza nelle piantine. Se non imparate a partire da seme, non riuscirete, vi risulterà anche inutile arrivare al seme, no? E per cui il mio invito è, quando avete del seme, non andate dal vivaista, diventate, se è possibile, vivaisti voi stessi. E se anche volete, diciamo, vi risulta comodo utilizzare delle seminiere della torba, allora cercate, perché ci sono delle seminiere che innanzitutto non sono in polistirolo, ma sono in plastica riciclata e hanno una sezione di alveolo che è quadrata, che è un po' più grande, sì, è anche vero questo. Ma c'è anche un altro aspetto, che la radice non riesce a avvolgersi. Quando arriva sulla parete la trova dritta e va o su o giù. Quindi già funziona meglio. Quindi, ma comunque il mio invito è, fate le vostre prove, eventualmente vi scambierete anche esperienze. Ci sono anche dei metodi biodinamici, per cui quando estraete la piantina dalla terra per fare il trapianto a radice nuda, potete prepararvi ad esempio un bagno a base di bentonite, in modo che gli fate un bagno rigenerante, no, alle radici e poi la piantate. E, un'altra cosa, bentonite e litotamnio. Sì, praticamente la bentonite è un'argilla. A cosa serve? Che quando gli mettete uno strato di argilla sulla radice, gli create proprio uno strato protettivo umido però, no? Per cui la radice rimane un po' più difesa in quei momenti lì. E gli dà qualche possibilità in più, insomma, di prosperare. Sì, sì, sciogliete in acqua, fate un paciugo di e poi il litotamnio è un triturato di alghe, sì, quindi contiene minerali utili, insomma, quello è utile per la... È abbastanza facile reperire. Questo viene in tutte le radici, no? Quando si trapianta.
Guarda, io adesso non voglio dire, ma per le robe, no? Senza fare troppa pubblicità, però a Bentonite la producono proprio a 3 chilometri da me, c'è una enorme fab, proprio cava di Bentonite. E il litotamio si trova facilmente. Ma sì, cioè se voi riuscite a trovare della... Se voi avete degli strati di argilla e riuscite a triturarla, perché la bentonite non è altro che argilla, però viene essiccata, triturata bene bene, quindi è abbastanza micronizzata, no? Se tu riesci a fare questo lavoro qui va benissimo, cioè, se hai della buona argilla la puoi setacciare, infatti. Poi parleremo dei setacci, che sono un'altra cosa importantissima per chi lavora nell'orto. Questo bagno di bentonite è una cosa tipo un fango o è molto acqua? Molto acqua? No, deve essere come un latte. C'è una consistenza. Va bene per tutto. Sì. No, no, per il cavolo va bene, ma può andare bene, io penso anche, cioè tutte le volte che fate il trapianto a radice nuda, quindi anche, non so, ad esempio il pomodoro, per le rose, cioè per fare il trapianto di, sì, anche il trapianto delle piante tipo rose o delle piantine da frutto. Sì, 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 sì. In teoria sai, io non ti un pochettino che non ti entra la bene. Dunque, allora, partiamo. Prima fase, quindi la coltivazione della pianta. Dovete coltivare il cavolo come se dovreste mangiarlo. Per fare il seme non sarebbe necessario, basterebbe ad esempio nei cavoli a palla arrivare ad avere anche una palletta del diametro di un 15 cm, ok? Ma voglio dire, siete ortolani, voi no, coltivate pure come per mangiare, quindi fate la vostra produzione partendo nel periodo di semina giusto e fate la vostra coltivazione. Anche lì uguale discorso che vi ho fatto prima. Quando voi avrete fatto il vostro campetto di cavoli, attenzione, il problema è sempre quello, fare semi di cavolo non è adatto per chi ha l'angolino di orto familiare, eh? No, lì no, non ci arriviamo. Per fare cavoli ci vuole un numero un pochino più alto di piante. Poi attenzione, volete farne anche di meno, fatelo, se però nell'arco di qualche anno vedete che vi cala la vigoria della vostra varietà, non potete farci più niente, buttate via il seme e tornate a prenderne del nuovo, non riuscite a tornare indietro, una volta che c'è questo fenomeno dell'inbreeding non potete più recuperarlo, vi tocca buttare via il seme e ripartire da del seme nuovo. E quindi è andato un po' per tentativi. Io, il mio consiglio è, non è una cosa adatta per chi fa giusto le poche piante per uso familiare, va bene per un agricoltore che fa il suo bravo campettino di cavoli perché deve venderli, poi cosa fa? Decide quali sono i cavoli da tenere a seme, gli altri li vende. Dopodiché, quelli che vuol mandare a seme, se deve usare il campo, li cavi con un po' di radice e poi li metta tutti quanti in un unico appezzamento. Ma deve portarli fino alla fioritura. Se sono cavoli a palla, dovrà praticargli nel momento in cui devono incominciare ad andare a fiore, dovrà praticargli uno spacco, proprio prendere una lametta, un cutter, e fargli uno spacco a croce in modo che possano aprirsi. Successo. E il fiore possa uscire, altrimenti rimane bloccato lì.
se sono i cavoli tipo Verza, cappuccio. C'è differenza se si utilizzano i semi che vengono dalla parte centrale, come sta allora, nel caso del cavolo a broccolo, ad esempio, altra oleracea, voi potete raccogliere il fiore principale, però attenzione, il fiore principale è un indizio che vi può servire per capire quali di quei broccoli tenere come riproduttori, perché se vi fanno un bel fiore principale, quelli sono i migliori, quindi segnateli e ve li tenete. Quindi potete prendere il fiore principale e magari usarlo, venderlo, ok? Anzi, deve essere sempre così, perché il fiore principale fa da succhione, porta via tutte le energie, farà dei bei semi grandi, ma noi sappiamo benissimo che un seme a chicco grande non ha nessuna particolare vantaggio, nessun particolare vantaggio rispetto a un seme più piccolo. L'ideale è andare su dei pesi, diciamo, delle grammature medie di seme. Per ottenere una grammatura media di seme non possiamo fare in modo che il fiore principale si succhi tutta l'energia. Allora è meglio tagliarlo e fare in modo che la pianta butti i getti laterali. E dopo avremo una produzione di seme dal peso abbastanza uniforme. Questo vale anche per tutti gli altri cavoli. Quando incomincerà a crescere lo scappo florale, bisogna andare a tagliargli la cima, cimarli. Ok? Con la falce si va, pat, 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 si passano tutti. Si fa saltare via proprio la parte sopra, in modo che poi butti, l'energia si spanda sui rami laterali, farà più seme come numero, leggermente più piccolo come dimensione, ma comunque efficacissimo lo stesso a livello di semina. Perché poi alla fine la differenza è quanto nutrimento avrà in più quel seme rispetto, cioè che è più grande rispetto a quello che è più piccolo. Ma non è da lì che noi dobbiamo giudicare la qualità di un seme, non è dalla grandezza, ma dalla capacità di germogliazione, e poi vedremo come si fanno le prove di germinazione, e probabilmente già oggi pomeriggio proviamo a impostarne una, e l'altra cosa è la vigoria di germinazione. Cioè, se io faccio una prova di germinazione e i semi mi nascono già dopo 3-4 giorni, vuol dire che quel seme lì non solo germina bene, ma è anche vigoroso. A me non mi importa che quel seme lì mi germogli dopo 10 giorni, tutto, ma dopo 10 giorni. Significa che c'è qualche difetto. Anche perché poi quando lo metti in campo, per me è importante che germogli subito, perché se mi sta lì, poi rischio di muffe, sinfradici, diventa un pregiudizio importante. Quindi la cimatura, l'isolamento. Già il cavolo di per sé è autoincompatibile, quindi ha bisogno di altre piante di cavolo per impollinarsi bene. È proprio una pianta che ha bisogno di insetti per impollinarsi. Tra l'altro li attira molto perché ha proprio questo bel colore giallo, il fiore li attira da lontano. Abbiamo bisogno di tanta distanza. Fra specie di cavoli anche abbastanza diversi e quella degli insetti, insomma. Qui parliamo di un chilometro e mezzo. E lo so, bisogna riuscire anche lì a mettersi d'accordo con i vicini, se uno... O coltivate tutti quanti la stessa varietà, magari locale, che va benissimo. Una volta succedeva questo. Una volta non è che c'erano tante varietà di cavoli, nel senso che ogni zona più o meno aveva il suo.
Se no rimane solo la, come dicevo io, quella di costruirsi una serra con il retino e poi le piante che si vuole coltivare in isolamento metterle lì dentro. Quindi togliete dal campo, le ripiantate. Come? Certo, ci vogliono un po' di api o un po' di bombi dentro. E se non si hanno né i bombi né le api a disposizione, possono anche andare bene i mosconi. Vabbè, se si conosce un agricoltore, te lo può venire a mettere una settimana, cioè si fanno i traslochi. Ti puoi fare la sinistra, che l'armia va a prendere il bocco direttamente. Considerate che una serra di isolamento può costare poco, molto, dipende dai materiali che usate. E se usate tipo, non so, quei sostegni che si usano per le coltivazioni di fragole, che sono leggeri ma costano veramente poco, cioè un 100 metri di serra vi potrà costare 300 euro a dir tanto. Ma 100 metri lineari stiamo parlando? Non 100 metri quadrati. Guardate. E che altezza massima? Quale ingombro ha la pianta? Tu calcola che i cavoli crescono abbastanza alti, A seconda della pianta, quindi stiamo parlando di una struttura. Cioè possono arrivare anche 2 metri alcuni tipi di cavolo. Stiamo parlando di una struttura, quindi. Sì. No, io parlo proprio del tunnel da fragole, non so se hai idea. È alto 2,5 metri, anche 3. No. Anche perché le piante in qualche modo devono un po' respirare dentro. Io ho una serra che è un po' più costosa perché da me nevica e allora, siccome la lascio fissa, ha dei tubi abbastanza grossi, ma a me è costata circa 1 miliardo di euro per un'ottantina di metri quadrati. Però alla fine, voglio dire, è 15 anni che ce l'ho, quindi si ammortizza molto bene perché è indistruttibile, insomma, proprio, probabilmente mi durerà altri 20 anni senza problemi. L'unica cosa è la copertura, perché la copertura è in retino antinsetto e quello, l'ideale sarebbe di usarlo quando serve. Io infatti lo uso solo nel periodo primavera-estate, poi lo cavo e magari metto il nylon, quello invernale. E quel retino è meglio conservarlo bene, io poi ci metto anche del retino sopra ombreggiante, perché poi alla fine è il sole quello che gli fa più danni. E dura abbastanza, dai. Poi se, vabbè, c'è anche qualche tagliettino, io non è che sto a guardare, perché tanto io di solito lo uso per cose veramente particolari, io ho abbastanza isolamento lì attorno. Se di solito, adesso qui non so da voi, ma dalle mie parti nessuno si fa i semi di cavolo da solo. Quindi io basta che faccia un giro a vedere negli orti dei vicini se hanno dimenticato qualche cavolo che gli sta andando, sì, a fiore. Allora in quel caso lì busso, gli chiedo per favore se è possibile toglierlo, di solito non ci sono problemi, dai. Mentre questa primavera sono stato appunto in Portogallo, però non sulla costa, sono andato nell'interno per seguire un convegno. Però poi, come mio vizio, sono andato negli orti della gente a curiosare, sì. E loro hanno delle varietà di cavolo che io non ho mai visto in Europa, perché sono tutti cavoli a foglia. Sono molto curiosi, sono sempre brassicoleracea, quasi tutti. Sono molto curiosi perché sono poliennali e... No, perché sono arrivato e ho visto che in tutti gli orti c'erano questi cavoli in fiore. A parte che loro i semi non li comprano,
se li fanno tutti, e in ogni zona hanno il proprio, veramente, per cui quello che vi dicevo prima è possibile realizzare. Lì veramente tutti quanti si fanno il seme più o meno dello stesso tipologia di cavolo, poi non è detto che venga tutto uguale uguale, però li ho visti molto ben selezionati e loro hanno questa attitudine. Quando la pianta va a fiore, ha contemporaneamente sia le foglie che il fiore. Il problema è che sono molto prolifici di fiore, quindi il fiore sfrutterebbe molto la pianta, al punto da seccarla totalmente alla fine. Cosa fanno? Li potano, cioè potano i fiori, ne tengono di meno di quelli che la pianta farebbe. In questo modo loro hanno un po' di produzione di seme, ma la pianta non va a seccarsi completamente, continua a crescere e diventa alla fine un cavolo palmizio, perché ha il gambo, no, nudo, e però ha ancora... E, no, è stato molto interessante questa visita, perché ho visto delle piante che noi in Europa normalmente non conosciamo. Noi, per i nostri tipi di cavolo, noi abbiamo molta variabilità, però non la sappiamo esprimere, perché anche noi quei tipi di cavoli lì a foglia li abbiamo. Poi noi in Italia abbiamo una cosa che veramente è fuori dall'ordinario, che sono appunto questi cavoli questi broccoli a getto, che diciamo hanno sia produzione di foglia che produzione di broccolo. Ed è un cavolo che ad esempio non è un seme che non è in vendita, non è un ibrido, è proprio una varietà che in Italia viene da sempre coltivata. Ecco, queste varietà qui veramente vanno mantenute. E poi, ripeto, noi in questo momento rischiamo di rimanere senza semi di cavolo, perché il mercato sta puntando diritto solo sulla vendita di ibridi, perché solo tramite la vendita di ibridi che possono garantire questa massima uniformità fra le piante. Se voi entrate in questi campi di cavolo industriali, ogni cavolo è praticamente uguale all'altro, sembra proprio dei cloni. In natura questo non può esistere. La piantagione di cavolo ibrido può rovinare la voglia? Dove lasciano la pianta, dovessero lasciare la pianta a fiore perché abbandonata? No, non succede, cioè sì, di solito non succede, però sì, certo che può rovinare. Sì, fanno polline anche loro. Fra l'altro c'è un rischio doppio. Allora, proprio i giorni scorsi ho messo, diciamo così, le mani e l'occhio su dei documenti riservati. Io questa cosa già la conoscevo, ma finalmente ho anche, diciamo, dei nomi, delle prove. E, dei documenti riservati di Demeter Italia, che è un marchio di garanzia sulla produzione biodinamica, e loro hanno assolutamente vietato l'uso di tutta una serie di nomi di sementi ibride di cavoli, perché ottenute con tecniche di manipolazione genetica. Sì, manipolazione genetica che, attenzione, non andando a modificare il nucleo della cellula, ma i corpuscoli del citoplasma, la ditta non è obbligata a farli ricadere nella categoria OGM. Attenzione, questi semi sono permessi anche all'agricoltura biologico. E questo, diciamo, queste manipolazioni, poi adesso non c'è tempo di spiegarle nel dettaglio, queste manipolazioni genetiche sono richieste proprio per garantire la produzione di ibridi. Non che tutti gli ibridi di cavolo siano così, ma ormai la maggioranza sono così, perché è la nuova frontiera della produzione genetica e della produzione di semi.
Vi darò questo documento. Adesso quando mi faranno stampare, poi... No, è che ho bisogno di sapere più o meno anche quanti siete, così stampo nel numero giusto. Però sì. No, ma tanto voglio dire, basta che tu non usi ibridi. E già il problema è risolto. Ah, questo, per te. Questo discorso è basato solo sugli ibridi? Sì, per te che coltivi, basta che non coltivi ibridi e il problema è già risolto. Quando vai a comprare i cavoli al mercato, anche se biologici, tanto il seme di partenza non te lo dicono, quindi la scheda ti è inutile. Quando io produco, porto 80 piante assieme di cavolo, poiché c'è tutta questa quantità di semi per ogni pianta, quando poi dovrò selezionare i semi da rimettere in campo, cioè come farò? Avrai dunque da 80 piante, se ben tenute, potresti arrivare a, perché no, anche a un mezzo chilo di seme, in media. Sì, no, beh, non, dopo non è che hai bisogno di selezionare, tu fai il tuo semenzaio e poi all'interno del semenzaio selezioni le piantine venute meglio. Stop, è quello, la tua selezione che farai prima del trapianto. Sì, solo che ho tanti semi, cioè a parte una... Allora, i semi di cavolo si mantengono per 5 anni, quindi già se li mantieni bene li puoi utilizzare per più anni di seguito. E poi comunque voglio dire... è pur sempre un bel patrimonio, lo puoi usare come merce di scambio per avere da qualcun altro i semi del pomodoro, o i semi di un melone o i semi di qualcos'altro. È su questo che dovete ragionare, no? E se anche, attenzione, questa è un'altra cosa importantissima, non sottovalutatela, eh? E se anche siete delle persone che dicono ma a me non mi importa scambiare, ok, però avete mezzo chilo di semi di cavolo, che se ve lo mettete nella germogliera e vi fate i germogli di cavolo, avrete un piatto ricchissimo di vitamine, minerali, che è un vero cibo nutraceutico, che vi nutre e vi cura. Quindi non li buttate mai via i semi, mai. Quindi, voglio dire, se anche avete 50 piante in più di cavolo e volete andarle a seme, ma mandateli a seme, perché comunque quel seme lo utilizzate. Non è così facile però, un attimo, arrivare fino al momento della fioritura è abbastanza semplice. Dalla fioritura in poi c'è un piccolo animale bastardissimo che si chiama punteruolo della siliqua. La siliqua è questa specie di bacello dentro cui troverete i semi di cavolo. Il bacello lo fanno le leguminose, ok? I fagioli, i piselli, le fave. Le brassicacee fanno la siliqua. La differenza fra un bacello e una siliqua è che quando aprite una siliqua ci sono due guaine che chiude insieme e una interna che li divide, ok? Quindi i semi stanno di qua e di là, chiusi come in un guscio, ma all'interno c'è un altro foglietto. Nel bacello no, ci sono solo le due bucce, no? Ok? Questo punto e ruolo della siliqua fa le larve, praticamente fa le uova già quando i fiori incominciano a cadere. Fa le uova direttamente lì e mano a mano che il bacello cresce, la larva nasce e mangia. Allora, normalmente chi fa agricoltura biologica, seme
commerciale, vi dicevo prima, usa la serra, ritiro antinsetti, cioè si complica la vita, però poi ha il prodotto sicuro. Voi che siete hobbisti e non volete chiaramente sostenere un costo elevato come quello di mantenere in piedi una serra, potete usare una strategia che sembra complicata, ma che di fatto non lo è. Si tratta di comprare del seme di senape bianca da sovescio. Calcolate più o meno il tempo di fioritura, cioè voi dovete seminarla subito a febbraio, ok? La senape, cioè dovete seminarla il più presto possibile. Appena c'è la temperatura che possa germogliare, via seminatela. Quella cresce veloce. È una crucifera anche lei. Dovete fare in modo che la fioritura della senape no, coincida, anticipi leggermente quella dei cavoli. Ok? Quindi la seminate, diciamo, nel periodo subito dopo l'inverno, perché la senape cresce velocemente e va a fiore anche velocemente. Quando la senape vi sarà andata a fiore, e questo, se siete stati bravi, succederà magari una decina di giorni prima della fioritura del vostro cavolo, questo insettino vedrà da lontano questa bella macchia di giallo, arriverà in massa, maschi, femmine, cercherà di accoppiarsi lì perché lì ha trovato che fra un po' ci sarà da dar da mangiare alle larve, bene. Arrivata la sera del giorno fatidico, entrate in questo campettino, che non deve essere grande, può essere una macchiettina di pochi metri quadrati, fate un bel trattamento a base di piretro, mi raccomando però, alla sera, quando le api non volano più, i bombi non volano più, quando incomincia a essere freddo, e gli insetti sono lì appoggiati sui fiori. Fate un bel trattamento di piretro, che durante la notte ammazzerà tutto quello che potrà ammazzare. Al mattino, presto, quindi prima che le api vengano, perché è ancora fresco, andrete e col decespugliatore fate fuori tutto, cioè sbriciolate tutto. E voi così avete creato una sorta di trappola massale per far abbassare il più possibile il numero di questi insetti nel vostro territorio. Quando dopo pochi giorni comincerà a fiorire il cavolo, qualcosa ancora in giro ci sarà rimasto di questo insetto, ma sicuramente molto meno che nel reale, nella situazione reale. Quindi questa è una strategia che io ho utilizzato un paio di volte e ho notato che ha funzionato. Io in quel caso lì utilizzai però un'altra varietà di cavolo a fioritura più precoce, perché il cavolo cappuccio ha una fioritura leggermente più tardiva dei cavoli a foglia, per cui usai un cavolo a foglia che mi andava a fiore prima e ho fatto la stessa cosa appunto, però dopo da quello lì chiaramente non potevo tenere i semi da tutti e due, ho tritato quella foglia e ho fatto andare a fiore e a seme quello a cappuccio. Un altro insetto molto sgradevole è l'afide. No, questo è solo un trucco per la produzione sementiera. Però la senape, una volta sbriciolata, è sovescio. Quindi dopo quel pezzo di terreno lì, interrate la senape e vi nutre il terreno. Il piretro è una... Dunque, esistono diversi tipi di piretro. C'è il piretroide, che è chimico, ha una persistenza lunghissima
e non è neanche ammesso per il biologico ed è un prodotto chimico. Poi c'è il piretro, diciamo, ci sono due tipi di piretro naturale, nel senso che c'è un tipo di piretro in cui il principio attivo è naturale, ma gli eccipienti sono chimici e anche quello non è ammesso in agricoltura biologica. Poi c'è il piretro verde, che ha diversi nomi commerciali, che invece è naturale nel principio attivo e con delle sostanze ammesse in agricoltura biologica. E quello è l'unico che si possa usare correttamente in un sistema di agricoltura biologica. Il piretro ha persistenza al massimo per 24-48 ore. 48 ore il massimo, perché bastano i raggi del sole per disgregare la sua molecola e quindi non è, dopo appunto una giornata di sole già perso, ecco perché dico bisogna darlo la sera, perché durante la notte ha effetto, già con i primi raggi del sole incomincia a perderlo, però il problema sono le api, che se lasciamo il piretro sopra una fioritura arrivano le api e muoiono. Allora no, bisogna prima al mattino molto molto presto arrivare e tagliare tutto. Tagliare e bruciare? Non si brucia mai, si interra. Una volta che ha preso un po' di sole, che si è essiccato, si interra e quel terreno lì poi si può subito utilizzare per fare un'altra cultura. L'afide... Allora, adesso diciamo, facciamo una all'ingrosso. L'afide verde, il pidocchio verde, non è molto pericoloso, basta poco per combatterlo. La più brutta bestia è l'afide grigio, che ha una copertura cerosa e quindi i prodotti di solito... e i naturali non lo aggrediscono. Lì bisogna lavorare molto di prevenzione, perché l'afide grigio tende a nascondersi nelle radici durante l'inverno, sottoterra, e poi appena la temperatura consente viene fuori. Per cui bisogna andare nel campo dei cavoli e cercare se ci sono dei cavoli che stanno un po', sono meno energici, meno, allora andare a controllare, scalzare un po', perché se sono lì sotto, quel cavolo lì è meglio prenderlo, buttarlo via, piuttosto che poi quegli afidi lì ti invadano tutto il campo. E quindi lavorare prima di tutto di prevenzione. Se ci sono gli afidi, la vedo brutta, o avete l'ecosistema e arrivano le coccinelle e ve li controllano un po' loro, altrimenti dovete fare dei trattamenti un po' energici. E allora mettere insieme miscele fra neem e piretro, quassia, cioè cose piuttosto, diciamo, un po' più pesanti, perché l'afide veramente fa perdere molto la produttività al fiore. Quindi risolti questi due problemi, poi dopo si va abbastanza bene. Comunque voi provate, di solito funziona così, che il primo anno che si fanno semi di cavolo non ci sono particolari infestazioni. Di solito il secondo sì, perché il primo anno arrivano e il secondo anno si moltiplicano. Però se voi alternate magari in zone diverse, sì, ma anche in anni diversi, tanto voglio dire, un seme di cavolo appunto magari si conserva qualche anno, quindi dovreste riuscire a farcela senza problemi. Poi voglio dire, non avete grossi appezzamenti, se avete qualche problema secondo me lo controllate bene. Io mi ricordo l'anno in cui appunto ebbi delle coltivazioni grandi di cavolo, abbiamo trepidato, cioè, ci fu un anno che ad esempio avevamo un'infestazione di afidi e ci dissero subito che dovevamo fare un trattamento, no? E la cosa non ci piaceva tanto,
E noi abbiamo, io mi ricordo che ho un po' litigato col tecnico della ditta sementi e ho detto no, io voglio aspettare. A te aspetta con quanto vuoi, ma se io la prossima volta che torno non vedo ancora gli afidi, ti cancello la coltura. E io invece ho voluto aspettare, la volta dopo che è tornato ho detto ah bravo Ribucci, sai che c'hai il campo pieno di coccinelle? Perché sapevo che le coccinelle, quando c'è un po' di afidi, non arrivano. Allora, quando vi fanno vedere il manifesto con la coccinella, simbolo del biologico, diciamo che c'è del vero, ma c'è anche un po' di esagerazione. Allora, la coccinella, per quanto sia un insetto bello grande, sembra bello cicciotto, non è un insetto mangione. Perché come tutti gli insetti ha un esoscheletro, cioè non ha uno scheletro come noi interno, ha una corazza esterna, no, che gli fa anche da scheletro. Dura, no? Quindi voi immaginate, no? Se questo comincia a mangiare, non è che si può gonfiare, capito? Cioè quello che voi vedete è uno scheletro, lui non può mangiare più di tanto. Può avere tutti gli afidi che vuole a disposizione, ma tanto lui più di così non cresce. Lui non ha bisogno di mangiare molto. Chi invece ha bisogno di mangiare molto è la larva. La larva della coccinella mangia 10 volte il suo peso di afidi al giorno. Lei direttamente o gliela porta? La larva, no, se le va a cercare. E più ne ha, più ha una crescita veloce. Quindi le coccinelle, quando trovano gli afidi, vanno, probabilmente qualcuno lo assaggiano anche, ma aspettano che ce ne siano abbastanza, perché quando fanno le uova escono fuori le larve, sono fameliche e devono trovare molti afidi da mangiare, altrimenti non ce la fanno. Perché? Perché una volta che ha mangiato gli afidi su quella pianta devono essere abbastanza grandi e mobili da trasferirsi su un'altra pianta. Siccome non volano, devono camminarsela a strada, devono aver raggiunto uno stato di sviluppo sufficiente. Ecco, per cui devono aspettare. Le coccinelle sono loro che aspettano il momento giusto per fare. Se noi non abbiamo quella pazienza, tratteremo gli afidi troppo presto e li tratteremo e senza vederle ammazzeremo anche le larve delle coccinelle. Quindi bisogna avere la pazienza di attendere. Se c'è l'ecosistema, le coccinelle arrivano, ci sono lì, aspettano solo che ci sia il momento propizio. Poi, arrivati, ma si mangia o non si mangia? Vabbè dai, 10 minuti poi arriviamo alle 2. Siamo arrivati allo stadio della fioritura, ok? Arriviamo allo stadio della siliqua, stesso problema della cipolla. Se prendiamo la siliqua troppo verde, il seme risulterà vuoto. Se tagliamo in pratica lo scapo florale, quando la siliqua è ancora troppo verde, seme vuoto. Se aspettiamo che la siliqua si secchi, questa al primo colpo che noi daremo per tagliarla con la falce, tac, si apre e il seme esce tutto. Quindi anche lì bisogna essere abbastanza bravi da dire. Si deve arrivare quando il seme ha già la buccia nera, ha superato lo stato di seme latteo, quasi la pianta si vede che incomincia a seccare perché cambia colore, dal verde diventa bianca, la siliqua incomincia a diventare un po' trasparente, che incomincia a vedere i semini, a quel punto lì, tac, la si taglia dal basso, in modo che rimanga ancora tutto il canale linfatico con la sua linfa in grado di finire la maturazione del seme. Però noi ci portiamo a casa tutto il seme in quel modo. Quindi tagliato, portato a casa, steso e essiccato. Se ne avete tanto, se ne avete un campo,
non potete usare, non potete estenderlo come per la cipolla, perché vi farebbe fermentazione. Allora in quel caso lì bisogna essiccarlo in campo facendo dei fasci che non devono essere legati, ma devono essere appoggiati, inseriti all'interno di un pirocchè. Il piro si chiama pirocchè, scritto pirocquette, è una parola francese, che non è altro che un trespolo che si mette in campo per essiccazione dei semi in campo. Sono quattro canne, quattro bambù, quattro tubi di ferro, quattro bastoni, no? Messi a forma di piramide acuta e quattro alla base, circa un, diciamo, a un 30, da un 30 centimetri dal terreno ci sono quattro bastoni che lo tengono unito e si appoggiano letteralmente su questo pirocchè. Quindi i fasci prima si mettono sui bastoni che sono in basso e poi mano a mano che si sale si inseriscono dentro, si inseriscono proprio a forza, perché deve diventare molto compatto, molto duro, molto sodo, in modo tale che quando ci piove sopra l'acqua non entra dentro. Scivola piuttosto, ma non entra dentro. Di solito si mette anche un telo di plastica sotto, perché un pochino di seme cade, quindi così si può raccogliere anche quello, e si mette proprio un cappuccio sulla punta, perché non entri, se piove non entri dell'acqua proprio lì. E se così si può seccare in campo, cioè il seme su quel pirocchè può aspettare tranquillamente che arrivi la trebbiatrice, e perché il seme così non si rovina, insomma. Però ripeto, per chi ne ha mille metri, se uno ha mille metri, allora quest'anno abbiamo fatto, mi sembra, 300 metri di cavolo e 300 metri quadrati di seme di cavolo, ci sono voluti due pirocchè. Ma nel inserire le piante nel pirocchè, il fiore va messo verso l'interno o verso l'esterno? Non ho capito. All'inizio lo appoggi, perché tanto sono, cioè il fiore è alto più o meno, no? Quindi lo tagli proprio dal basso e lo appoggi così. Quindi dopo, mano a mano che sali, lo devi inserire all'interno, perché mano a mano si stringe, no? Automaticamente il fiore sta fuori. Sì, dopo il fiore sta fuori, sta... Quindi si fa entrare il fusto, non il fiore. Cioè, non ho capito come si posiziona... Guarda, io lo posiziono... Cioè, arrivo col fusto, lo... E poi prendo il fascio con la mano lo infilo dentro. Quindi il fiore deve, cioè il fiore, le siliqueo devono entrare dentro. Non lo faccio entrare dentro da dove ho tagliato. Lo appoggio e poi lo infilo dentro. Vabbè, non ce l'ho ben presente, poi magari ci faremo qualche disegno così ci dobbiamo. Guarda, anche il pirocchè ce l'avevo a casa, però è di legno, una bestia grossa così, perché sono quattro pali, sono otto pali di legno, no? Cioè sono quattro pali per mantenerlo su e quattro pali che lo legano in basso. È circa 2 metri. Si può fare anche col bambù, basta prendere delle canne di bambù, quelle un po' buone, fai un foro, filo di ferro, una spranga, delle spranghe poi alla base per infilarci due bastoni così e gli altri due glieli appoggi soltanto, non hanno bisogno dell'anello. Scusi, se la siliqua, sì, la siliqua. Sì. Non è solo quello il rischio? Se mi deisce. Ah, beh, lo perdi. Ci mettono la linea in testa. No, ma figurati, cioè il fiore sono. Cioè ogni scappo florale avrà
almeno una ventina di siliqua, cioè ogni fiore fa una siliqua. Quindi sono... No, è possibile. No, è possibile, che fai? No, no. Quello è l'unico modo. Però ti dico, se ne hai pochi, non c'è bisogno del pirocché. Tu ti fai, tu li raccogli, fai dei fasci, li leghi alla, alla base e li appendi. Li appendi anche al pirocché, nel senso che, capito, non è che hai bisogno di fare il pirocché in quella maniera, cioè basta che li appendi a testa in giù, loro finiscono, quando sono secchi, basta agitarli, per, dopo li setacci, setacci via il residuo delle siliqua, il seme è già pronto. È chiaro che ci sarà anche parecchio seme vuoto all'interno, e quello col setaccio non lo togli. Eh no, è leggero, spesso no, no, te ne accorgi facilmente, ma a volte ha lo stesso proprio identico aspetto del seme normale, come dimensione, è un po' più chiaro mi sembra, è più chiaro però è, dopo per selezionarlo bene ci vorrebbero dei macchinetti, ma ti dico, tanto per l'uso così improprio, questo non è necessario. Per il seme commerciale, voglia, dopo ci sono tutte le macchine selezionatrici, ci pensano loro a fare la selezione.